quelli che si sono spesi negli anni, perché questo non è altro che un altro momento in cui le persone si spingono per fare delle azioni, procedono, creano, si confrontano e fanno passi avanti in una direzione che in qualche modo cerchiamo tutti quanti di definirci come migliore, di un futuro migliore, di cambiamento, in cui dinamiche che noi riconosciamo perché le viviamo sulla pelle tutti i giorni, in qualsiasi settore della nostra, della vita, noi siamo introdotti, lavorativo, sociale, eccetera, e sappiamo tutti quanti che il modello che stiamo vivendo non ci dà le soddisfazioni che dovrebbe, è un modello che si sta rotolando, si sta avvitando su se stesso in modo discendente, quindi abbiamo bisogno di fare un salto e cambiare completamente il modello, le regole, in modo tale che possiamo generare una diversità e un cambiamento che soddisfi l'essere umano, eccetera. L'incontro di oggi sapete che ha detto la locandina, lo Sherpa, l'arcipelago e le realtà del cambiamento. Il titolo mio sarebbe stato Le realtà del cambiamento. Noi siamo solo come arcipelago un pretesto, una provocazione e solamente, come dire, uno strumento per cercare di coagulare insieme realtà che fanno un cambiamento. Quindi noi sappiamo che chiunque di noi si occupi un po' oltre il proprio orticello, sappiamo che abbiamo bisogno di cambiare, sappiamo che abbiamo bisogno di analizzare le cose, comprenderle e passare oltre e realizzare progetti. E ciascuno di noi, delle persone che sono qui a tavolo e gli altri che parleranno anche dopo, sono partiti dall'analisi di un problema per poter poi sviluppare prima teoricamente e poi praticamente attività, modelli, azioni, pratiche di cambiamento. Quindi io sarò, diciamo, sia un relatore che un moderatore della cosa. Il mio auspicio è che da questo incontro, che sembra un convegno, ma vorrei che diventasse una tavola rotonda, dove persone che hanno fatto un percorso a volte decennale, a volte più che decennale, tra alcuni di noi, possano cominciare a trovare un momento di modernità e di avanzamento delle attività di cambiamento che può essere dato, secondo noi, solamente da una sorta di coagulo, di messa insieme in modo che ciascuno di noi diventi al servizio degli altri e diventi un'unità di cambiamento che diventa poi cultura, perché la cultura, come i cambiamenti culturali, sono legati a comportamenti automatici. E come si diventano automatici i comportamenti nel momento in cui tu non devi più pensare se fare una cosa o fare l'altra, ma lo fai perché culturalmente sei cambiato. Quindi noi abbiamo molta teoria, molte cose che abbiamo analizzato, studiato, ma poi il cambiamento diventa un po' a volte lento, a volte velocissimo, in base a quanto riusciamo a creare automatismi, e gli automatismi li creiamo solamente convincendoci, persuadendoci, fidandoci e poi verificare che quella fiducia era stata, a volte anche sbagliando, dare la fiducia, tuttavia nella somma delle cose vediamo che le cose cambiano e quindi quella fiducia era ben riposta. Quindi il mio auspicio è che oggi ci siano questi interventi da parte delle realtà che sono Sardex, l'Italia che cambia, sta arrivando Bengasi per i comuni virtuosi, Transition Town, il momento della transizione in Italia, e poi abbiamo delle esperienze di applicazione dello SHEC per discuterne. E dopodiché mi aspetto e spero che noi diventiamo una tavola rotonda in cui cominciamo a trovare disponibilità individuali e delle proposte da fare agli altri e vedere quali di queste combaciano. E sono persuaso che ne combaceranno molte, e provare a fare una sorta di roadmap in cui cominciamo a capire cosa fare insieme e progressivamente per incremento di processi. Se riusciamo a farlo,
non diventiamo Shake Transition, Italia che cambia, Sardex, ma diventiamo una comunità che si muove diversamente quando si sposta, spende soldi in modo diverso, si comunica in modo diverso, vive la propria realtà del comune in modo diverso, eccetera, eccetera, e diventa cultura. Questo è l'auspicio di oggi, che diventi un momento in cui questo fatto, questo passo venga fatto. Siamo qui per parlarne, siamo in Parlamento, il posto migliore per parlarne, che si parla in questo posto. Quindi, bocca al lupo a tutti noi. Procediamo, quindi do la parola per primo a Franco Contu di Sì. Sardex. Sì, non li ho avvisati, quindi. Grazie Luca. Come si fa? Si Qui, pigia il pezzettino. ok. Tanto grazie Luca, è un piacere per noi essere a questo incontro e portare il nostro contributo, la nostra esperienza che abbiamo maturato in questi anni in Sardegna. Io non so se posso. Funzionerà? Sì, vediamo. Guarda, penso che funzioni anche l'altro microfono, quindi puoi stare più vicino alla tua postazione. Perfetto. Schermo intero. Io non sono un moderatore modello, dovrei presentarlo, dirvi chi è, sapere. Innanzitutto mi aspetto che voi tutti un po' sappiate che cos'è Sardex. Spero che tutte le nostre realtà non vi siano nuove. Spero che il lavoro fatto di comunicazione sia un poco penetrato in qualche modo nel vostro subconscio e vi abbia dato la percezione che questa. Ah, ci sta Sardex, quelli che fanno quel sistema di crediti in Sardegna è fantastico perché sono bravissimi, sono partiti in quattro. Penso, spero che lo sappiate e per chi da casa, qui siamo in streaming, non lo sappia, mi auguro che fate un attimo la ricerca e cercate un po' quello che stanno facendo. Perché sono un modello chiaramente ammirevole, io personalmente li ammiro. Grazie. Quando vedo il nostro processo, vedo quante cose abbiamo potuto fare copiando loro, abbiamo fatto probabilmente passi avanti, quindi prego. Beh, in realtà se la nostra iniziativa sta riuscendo è anche grazie al lavoro, al contributo in termini culturali che gli attivisti di Sheikh e altri stanno compiendo sui territori, che chiaramente stanno creando anche le premesse affinché noi possiamo svolgere al meglio quello che stiamo portando avanti. Noi nasciamo 5 anni fa e nasciamo in Sardegna. E porto i saluti dei miei soci sardi, in modo particolare il presidente Gabriele Littera, per dare un contributo fattivo al nostro territorio davanti alla crisi di liquidità imperante e le aziende che chiudevano i battenti. Noi volevamo in qualche modo essere parte della soluzione, non del problema, e volevamo dare un contributo fattivo al nostro territorio, parte così, parte all'interno di un contesto di associazione culturale, più che da un business plan e facciamo qualcosa di grandioso. Poi abbiamo strutturato però un'azienda e abbiamo fatto una scelta un po' diversa da quella che è stata quella di Sheikh, Arcipelago Sheikh e quant'altro. Sardex oggi appunto è un sistema di compensazione di beni e servizi tra le imprese che mette appunto a correre quello che è il capitale cosiddetto morto perché non trova la possibilità di essere scambiato con la moneta ad uso legale e corrente, diciamo, e abbiamo attraverso un'unità di conto dato la possibilità alle imprese di scambiare questa ricchezza e mettendo al centro la capacità delle imprese di produrre e la capacità di avere anche dei bisogni da soddisfare. Per cui innanzitutto nasce B2B, si rivolge poi ai dipendenti delle imprese in una fase successiva e in una fase ulteriormente successiva si rivolge ai cittadini, mentre è già in atto una sperimentazione con la pubblica amministrazione, in modo particolare con la Regione Sardegna. E di cui parleremo dopo. Chiaramente tutto nasce per ancorare economia ai territori, sono circuiti territoriali, per cui Sardex è in Sardegna, poi vedremo le repliche, e nasce per diciamo, dare la possibilità alle imprese di mettersi in rete e rendersi resilienti. Le imprese hanno di fatto un conto, che è un conto Sardex, che funziona come un banking.
hanno una linea di credito massimale scoperto in funzione della disponibilità commerciale che viene messa a disposizione, e hanno poi il supporto di tutta la nostra organizzazione, l'area broker, che matcha domande e offerte e dà la possibilità alle imprese di comprare e vendere appunto i loro servizi senza l'utilizzo di euro, ma utilizzando appunto questa unità di conto interna che in Sardegna si chiama Sardex. Questi sono appunto i servizi che diamo, promuovendo appunto le aziende attraverso le attività, promuoviamo molti meeting sul territorio, facciamo molte attività di comunicazione e diamo appunto alle imprese la possibilità di conoscerci, perché al centro di tutto c'è la relazione fiduciaria e quelle transazioni sono di fatto strette di mano tra persone innanzitutto che instaurano di fatto attraverso il circuito una relazione, condividendo una base valoriale, e da lì poi si maturano tutta una serie di attività che vengono portate avanti in modo fattivo insieme alla nostra organizzazione. Oltre alle imprese partecipano anche i dipendenti delle imprese, che mettono a disposizione la propria forza lavoro. E per cui possono vedere retribuito una parte dello stipendio, con l'aumento di stipendio che non arriva più, quel benefit, quel rimborso spesa, tutte quelle insomma attività, quegli straordinari che a volte purtroppo in me non vengono retribuiti, in questo modo invece vengono retribuiti in crediti Sardex, e mediamente i dipendenti delle imprese che partecipano al circuito percepiscono circa 250 crediti mese che poi vengono utilizzati per fare la spesa al supermercato, per pagare la retta della scuola ai propri figli, piuttosto che altre cose. Andare al ristorante, perché magari è un po' che non ci si va più con la propria fidanzata o la propria moglie. In futuro appunto partiremo con la sperimentazione anche legata ai cittadini che metteranno a disposizione la propria forza, la forza d'acquisto diciamo, che verrà in qualche modo premiata con la retrocessione di crediti Sardex, per cui si pagherà pieno e ci sarà una sorta di cashback e di accredito in crediti Sardex. Le nostre cifre sono qui, stiamo per festeggiare i 100 milioni di crediti transati solo in Sardegna, quest'anno stiamo raggiungendo i 53 milioni di crediti transati, la crescita è esponenziale, ci sono 3.000 aziende in Sardegna che in questo momento comprano e vendono in Sardex, c'è un paniere di 80 milioni di euro di beni e servizi, dall'energia elettrica ai carburanti, all'agroalimentare, al turismo, ai servizi, tutto praticamente acquistabile in crediti Sardex, e ci sono anche 1.800 dipendenti circa di queste 3.000 imprese che partecipano al progetto. E inoltre ci sono 700-800 imprese in pending, ovvero non sono ancora state inserite all'interno del circuito sardo perché o non c'è una domanda ancora per il loro prodotto o il loro servizio, o non c'è abbastanza spendibilità all'interno del circuito. Per cui insomma i numeri stanno diventando sempre più importanti, l'incidenza della nostra area broker, se all'inizio quello che facciamo adesso in una decina di giorni, in 9 giorni, che è circa 1,5 milioni di crediti transati, dove vi ricordo che un credito Sardex equivale a 1 euro, nei primi 2 anni abbiamo fatto nei primi 2 anni quello che facciamo adesso in 9-10 giorni, l'incidenza della nostra area broker allora era dell'80%, cioè gli scambi per quel 1,5 milioni erano stimolati all'80% della nostra area broker. In questo momento invece lo stesso importo che facciamo in 10 giorni ha un'incidenza, la nostra area broker ha un'incidenza del 20%, per cui ormai le imprese si conoscono tra di loro, si trovano bene, abbiamo un turnover bassissimo, dalla prima azienda iscritta nel gennaio 2010 ad oggi abbiamo solo il 7% di turnover, non andiamo a vendere abbonamenti ma andiamo a creare comunità.
Questo ci tengo a sottolinearlo, non chiediamo un fee sul transato, ma tutto è compreso all'interno del nostro canone di abbonamento, che è anche in funzione del fatturato, non che viene maturato all'interno del circuito, ma del fatturato generale delle imprese, per cui abbiamo le imprese che fatturano a 0 a 100.000 euro, che pagano 250-300 euro, fino ad arrivare alle imprese molto più grandi che invece hanno canoni di abbonamento diversi. C'è un'attenzione particolare al terzo settore. In questo momento in Sardegna si sponsorizzano le società sportive, da quelle importanti come la Dinamo Basket, che vince lo scudetto in Serie A, a quelle più piccole. Si portano avanti i festival letterari, c'è una partnership molto bella con il circuito Liberos, che è un pezzettino dell'economia della conoscenza, racchiude tutta quella che è la filiera del libro in Sardegna. Con una comunità di lettori di 8.000 persone, e parte di questo festival è in qualche modo sponsorizzato dalle aziende Sardex, così come il festival letterario Tutte Storie, il festival letterario per bambini e molte altre cose ancora che in questo momento trovano, diciamo così, la possibilità di espressione proprio grazie alle sponsorizzazioni in crediti delle nostre imprese. Le nostre repliche, da 3 anni abbiamo portato il progetto anche in altri territori, in modo particolare in Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna, nelle Marche, in Abruzzo, nel Molise, Molise, Benevento, Avellino e Sannio, in Campania proprio recentemente, nel Lazio con Tibex. Complessivamente ogni territorio esprime dai 150 iscritti ai 300 iscritti delle Marche, per cui abbiamo più di 2.000 imprese iscritte, sempre su base territoriale, ripeto, perché è dove ti conosci, è dove in qualche modo lì è più facile che scorra in qualche modo la moneta della fiducia. E niente, le repliche sono agli inizi, ma stanno andando bene. Abbiamo tirato fuori anche qualche posto di lavoro, tra la Sardegna e fuori ci sono circa 120 persone che operano e portano avanti i nostri progetti, abbiamo tanti amici di SHEC che collaborano anche con i nostri circuiti territoriali. Sì, vabbè, un po' di premi, un po' di cose, siamo oggetto di una sperimentazione della Commissione europea, proprio per la pubblica amministrazione, che tende a in qualche modo a valorizzare la capacità inespressa della pubblica amministrazione e anche a ragionare sui tempi di pagamento, sull'azzeramento dei tempi di pagamento da parte appunto del pubblico. Io sarei poi a disposizione per le domande, che forse mi viene un po' meglio. Vi dico che tutto quello che abbiamo fatto veramente col cuore, con la voglia di dare un buon contributo, di fare bene. Un minuto prima che entriamo dagli imprenditori, dalle imprese, sappiamo che spesso e volentieri non ci sono dei bei pensieri che albergano nelle loro menti, e anche probabilmente un minuto dopo. Tentiamo di fare tutto, come ha detto anche giustamente il giornalista del Financial Times, che è venuto a farci un servizio, uscito poche settimane fa, o un altro giornalista freelance di Report. Tutto questo forse non sarebbe stato possibile senza una grande dose di generosità e di amore che abbiamo messo innanzitutto per il nostro territorio e che mettiamo a disposizione anche oggi qui con voi. Prima di farti interrompere l'intervento, vorrei diciamo, le richieste specifiche, disponibilità e richieste. Diciamo, poiché lo scopo è quello di trovare momenti comuni, vorrei che verbalizzassimo da qui ai prossimi 5 anni, in che modo, che disponibilità e che richieste ci sono. Dico già adesso? Sì. Vabbè, intanto se guardo da qui a 5 anni, la nostra esperienza dovrebbe strutturarsi, diventare sempre più importante. Siamo dei ragazzi abbastanza ambiziosi, i miei soci hanno 20 anni in meno ancora, più di me, hanno il sogno dentro e la prospettiva anche a medio e lungo termine. Noi intanto tra 5 anni probabilmente le aziende iscritte di tutti i circuiti saranno circa 70.000, se oggi siamo vicino appunto ai 5.000 saranno circa 70.000, i crediti transati saranno 1 miliardo anno e i consumatori, i cittadini iscritti saranno circa 1 milione. Cosa mettiamo a disposizione? Ci piacerebbe da oggi dirvi che ad esempio tutto il progetto Noi Net
ci piacerebbe supportarlo in modo fattivo. Se nascono delle piccole realtà territoriali, i circuiti potrebbero mettersi a disposizione per favorire la crescita di questa rete. Se penso al terzo settore, mi viene naturale pensare di poterlo studiare, portare avanti insieme, ragionare insieme a Arcipelago Scheck, perché penso sia nelle corde di Arcipelago Scheck questa cosa. Noi ci occupiamo di dare una mano al terzo settore, magari possiamo studiarci delle cose insieme rispetto al terzo settore, lo dico in modo molto, molto insomma così aperto, sereno. Non c'è nessuna voglia di coltivare un orticello nostro, un campo nostro, e dimenticarci tutto quello che c'è al di fuori dei nostri circuiti di credito commerciale. Anzi, se possiamo dare una mano, se possiamo metterci a disposizione, lo facciamo volentieri. Se penso agli attivisti di Arcipelago Scheck, penso alle aziende o ai punti vendita, ai negozi che in qualche modo fanno parte di Arcipelago Scheck, la possibilità magari di segnalarci o di segnalare i nostri circuiti e di anche lì metterci a disposizione con i nostri circuiti territoriali. Queste sono le tre aree che ci siamo immaginati di collaborazione e di sviluppo. In questo momento, poi magari quando finiamo oggi l'incontro ne vengono in mente altre. Grazie. Fantastico, no? Le proporzioni sono fantastiche e sono incoraggianti, perché ci danno un'idea di un qualcosa che sta succedendo e magari non avevamo precisa idea di... Luca, solo una cosa, faccio presente che tutto quello che abbiamo fatto in 5 anni abbiamo fatto con le nostre forze, i fondatori per 3 anni abbiamo preso gli stipendi, abbiamo messo tanto tempo a disposizione e 150.000 euro di investimento. Cioè immaginiamo quando avremo qualche risorsa in più, probabilmente faremo ancora di più di quello che abbiamo fatto. E questo filo conduttore di tante cose che succedono, che cambiano, no? Che non riusciamo a seguire, perché per quanto noi siamo smanettoni, siamo intenti, siamo moderni, siamo contemporanei, non riusciamo a seguire tante cose, perché ci infiliamo in qualcosa e poi rimaniamo, è sempre un ciclo vizioso, vogliamo aprirci poi ci chiudiamo, e Italia che cambia sta provando a fare esattamente questo lavoro, cioè raccontare da giornalisti con un occhio ampio, raccontare quello che sta accadendo nel nostro paese, il cambiamento che avviene in tantissimi esempi individuali, a volte anche un po' più di gruppo e collettivi, e visto che la nostra, diciamo, il nostro sistema dei media non fa fatica a raccontare la realtà, quella là che vorremmo che venisse raccontata meglio per diventare ambiente, diventare cambiamento culturale, i ragazzi di Italia che cambia sono da anni che stanno facendo un lavoro che io, come dire, onoro e ringrazio davvero sentitamente, e quindi abbiamo Andrea degli Innocenti, che è un giornalista e che partecipa a questo progetto editoriale, e prego, conosci l'Italia che cambia? Facciamo questa domanda, sapete che cos'è, no? Grazie Luca, grazie anche dell'invito oggi e buongiorno a tutti. Noi siamo appunto un gruppo di giornalisti che da qualche anno a questa parte si è messa in viaggio per l'Italia. Siamo partiti con un camper ormai circa 3 anni fa. Perché? Perché dopo anni che facevamo i giornalisti alla scrivania abbiamo avuto l'esigenza di andare un po' a conoscere, a vedere, a toccare con mano quello che stava succedendo in giro per il paese, in un momento in cui il racconto predominante dei media era un racconto solo ed esclusivamente decadente del nostro paese. Partivamo dalla considerazione che comunque stavamo e stiamo tuttora vivendo una crisi che non è la crisi economica che spesso ci viene raccontata, che si risolverà quando il PIL tornerà a crescere dello 0,1%, ma è una crisi molto più profonda e molto più sistemica, perché appunto ha delle radici anche soprattutto ambientali, energetiche,
ed è la crisi di un modello che ci raccontava che avrebbe portato ricchezza e felicità a tutto il mondo e poi ha mostrato negli anni delle lacune molto molto evidenti e un sostanziale fallimento, tant'è che appunto ha condotto la società sull'orlo di una crisi enorme, ambientale, economica, sociale. Però partendo da questo punto di vista, partendo da questi presupposti, quindi abbastanza drammatici, abbastanza pesanti, ci siamo chiesti, va bene, andiamo a vedere se però in giro per l'Italia c'è anche qualcosa che funziona, no? Ci sarà pur qualcosa, delle persone che stanno costruendo delle alternative in mezzo a tutto questo magma di desolazione, di devastazione che ci viene ripetuto quotidianamente, che ci porta anche un po' all'oscuramento, che ci porta a non avere prospettive per il futuro. E la buona notizia è che partendo, appunto iniziando a girare, iniziando a scoprire i territori, anche quelli più sconosciuti, anche quelli che meno spesso balzano all'onore delle cronache, ci siamo accorti che le alternative ci sono e ce ne sono tantissime. Ci sono centinaia, migliaia di esperienze in atto che dal basso, con scarsissime risorse, appunto come ci diceva Franco, ma come un po' il comune denominatore di questo tipo di esperienze, riescono effettivamente anche in dei contesti molto poco favorevoli a costruire delle alternative veramente valide che sono sostenibili, danno lavoro alle persone, creano ricchezza, ma non solo ricchezza economica, ricchezza sociale, creano comunità, creano nuove interazioni, nuove forme di scambio. Appunto, la buona notizia di cui ci siamo accorti è che ci sono tante soluzioni, cioè il problema adesso non è trovare quella soluzione giusta che faccia cambiare le cose. Le soluzioni fondamentalmente ci sono già tutte, ce ne sono tante, sono di diverso tipo nei vari territori. Ci sono appunto sindaci che in giro per l'Italia fanno politiche bellissime sui rifiuti, sulle energie, ci sono sistemi appunto come possono essere le monete alternative o complementari che in un contesto di economia globale globalizzata riescono a incentivare e incrementare invece gli scambi locali, quindi anche un sistema di produzione e consumo delle risorse più locale, più ancorato a un territorio, più sostenibile. Ci sono degli esperimenti come quelli delle città di transizione che addirittura mettono a sistema tutti questi elementi e riescono a farli funzionare insieme come un unico organismo. Ecco, adesso probabilmente l'esigenza che sentiamo tutti, che tutte queste realtà sentono, è proprio quella di fare un passaggio successivo, perché da realtà isolata che agisce in un contesto estraneo e quindi interagisce con una società e con un tipo di realtà diversa, diciamo l'auspicio, quella sensazione che noi abbiamo sentito forte in giro per l'Italia è una volontà di iniziare a funzionare in maniera diversa, che è una cosa diversa, cioè nel senso non è da un'esperienza virtuosa che agisce su un territorio, invece provare a trasformare questa cosa in un cambiamento un po' più ampio, cioè in un cambiamento che investa gli stili di vita, in un cambiamento che investa proprio i modi di funzionare della società. Ecco, è una cosa che a dirla così sembra semplice, in realtà è molto complessa perché investe tutti gli ambiti della società, investe dei sistemi molto complessi che da anni funzionano in un certo modo e dovrebbero iniziare a funzionare in un altro, quindi diciamo che non è così semplice, così immediato attuare questo tipo di cambiamento. Però ci siamo anche accorti che sapendo utilizzare le giuste leve, sapendo dove c'è la buona volontà di fare queste cose, a volte i cambiamenti succedono, appunto. Per cui quello che cerchiamo di fare noi è continuare a raccontare queste realtà, farle emergere, anche perché d'altra parte invece c'è tutta una parte di paese, di persone che non le conoscono, cioè che sono ancora convinte che effettivamente questo modello sia l'unico modello possibile e l'unica salvezza sia resuscitare in qualche modo questo modello e che la fine di questo modello porterà per forza un tracollo della società, sofferenza, povertà, disoccupazione, che è vero, però è anche vero che se si riesce a uscire da questo paradigma invece le soluzioni si trovano. Quindi noi quello che cerchiamo di fare è da una parte raccontare questa Italia che cambia in modo
che sempre più persone ne siano a conoscenza, sempre più persone capiscano anche solo il concetto di base, ovvero che ci sono delle alternative, si possono fare le cose in un altro modo, si possono cambiare le cose partendo dal basso, da se stessi, dalla propria comunità di riferimento. D'altra parte cerchiamo di trovare delle modalità per fare interagire tutti questi attori del cambiamento, e appunto è proprio che è una volontà degli stessi attori quella di interagire. A volte abbiamo il pregiudizio che tutte queste realtà siano competitive fra loro, che ci sia una competizione dal basso per accaparrarsi quelle poche risorse che sono destinate, non so, al terzo settore. In realtà, ad esempio, incontri come quello di oggi, che partono dall'arcipelago Shek, dimostrano che non è così, nel senso che c'è molta apertura, c'è una voglia vera di cambiare le cose, non c'è più l'idea appunto di coltivare il proprio orticello. Lo scoglio forse più grande è trovare il come, che non è per niente semplice, ma è quello su cui penso che tutti insieme dovremmo lavorare. Su questo forse anche Cristiano ci può dare qualche dritta. E, per quanto riguarda le richieste, le disponibilità, come disponibilità io vorrei dire Italia che cambia è la disponibilità, cioè è uno strumento che può essere usato da tutti, anzi l'auspicio è che diventi qualcosa che appartiene a tutti, nel senso che poi è un'idea, è un principio, sono dei valori di riferimento, non sono le persone, ci sono anche le persone che ci lavorano, ma poi è fondamentalmente un modo di fare le cose, quindi è la disponibilità dell'Italia che cambia. E le richieste, a me piacerebbe che all'interno di tutti questi mondi, di tutte queste realtà, si iniziassero a usare più una serie di strumenti legati alla facilitazione che facilitano appunto questo tipo di processi. Penso che possa fare veramente la differenza. Grazie. Io credo che Italia Cambia stia facendo una... prima pensavo che questo nostro incontro è quasi un incontro di lobby, stiamo facendo un po' di lobbying, portatori di interessi. Solo lo stiamo facendo con una bella telecamera che ci spara al mondo, lo stiamo facendo con i video che gireranno, cercando di far sapere a tutti quanti che noi stiamo facendo, siamo portatori di interessi, attività di lobbying proprio sana. E quando si fanno questo tipo di attività si intrecciano relazioni, si fanno notare, si dice guarda quelli stanno facendo questa cosa che è stata in questo modo è positiva. Italia che cambia sta facendo secondo me questo, sta mettendo in rete questa moltitudine di gente che è andata a incontrare viaggiando, andare lì a incontrare, a mangiare con loro, a parlare, sentirsi dire tante volte le stesse cose, ma stava sentendosi dire quella sfumatura di intuizione di quello del contadino o dell'imprenditore, che è diventato un po' il libro di Italia che cambia di Daniel Tarozzi, ma è diventato una Italia che cambia, una sorta di visione di qualcuno che li ha incontrati tutti, generandosi anche la fiducia perché ti vai a condividere il quotidiano. E la rete che stanno creando con la mappa e con il progetto editoriale è quello anche di dire, di poter dire in modo sano, guarda che c'è Tizio, c'è Caio che fa la stessa cosa tua, ha fatto questa caratteristica, incontratevi. E il fatto che Italia che cambia a dirlo è quell'elemento, dice, se l'ha detto lui mi fido, così come se io devo consigliare un professionista o un amico che sa fare una cosa, guarda, vai a lui che ti aiuta. Ed è il rapporto di fiducia che si crea. In questo caso il lavoro che fanno loro io lo vedo esattamente in questa prospettiva, come un piccolo sano marchio di garanzia di averli conosciuti, di averne tastato la giustezza, la sanità mentale, la sanità programmatica, e di metterli insieme in modo tale che tanti processi si facilitano e diventano più fluidi, perché ogni volta che noi facciamo qualcosa, abbiamo cominciato noi, ma chiunque fa delle cose deve sempre incontra sempre quell'ostinazione alla difesa, a non fare. Questo è un tipo di iniziativa fantastica, necessaria direi, e diciamo è chiaro quello che ho detto, no?
dovuto, davvero, davvero dovuto. La prossimo è qui Cristiano, e se arriva il prossimo è Bengasi, eccolo lì, Bengasi. Cristiano Bottone, rappresentante del movimento di Transition in Italia, e Transition Town sono quella realtà che ha analizzato il fatto che noi viviamo a petrolio, viviamo con un sistema energetico che è vecchio, era vecchio forse già quando è stato incominciato, e quindi stiamo cominciando a pensare in modo sistemico a come comportarsi già come se non ci fosse più petrolio. Cristiano. Allora, grazie dell'invito, grazie a voi di essere qui, che anche quello non è una cosa proprio irrilevante. È sempre abbastanza complicato spiegare l'idea del movimento di transizione, perché è molto fuori da quello che si è visto fino ad oggi. Però diciamo che è il tentativo nato una decina di anni fa di abbracciare, fare fronte ai problemi che dobbiamo necessariamente affrontare da qui in avanti con un reale approccio sistemico, cioè tentando di capire da un lato le radici profonde di questi problemi e cercando soluzioni che fossero in grado di intervenire su queste radici profonde, partendo là dove si può. E ovviamente è difficile partire dal bene, prenderò il controllo dell'Inghilterra e quindi metterò a posto le cose, perché non è una cosa che si può fare. Quindi l'idea dei ragazzi che hanno cominciato è: beh, partiamo noi qui, in questa strada, in questo quartiere, e vediamo cosa possiamo fare cominciando da qui. Questo è stato l'inizio. Per farvi capire un po' il tipo di analisi che è stata fatta, è che dagli anni 70 almeno noi ci siamo resi conto, come comunità umana, come mondo diciamo occidentale industrializzato e industrializzante, sì, che il percorso che stavamo facendo era un percorso sostanzialmente senza via d'uscita. Già negli anni 70 avevamo dei dati abbastanza chiari che spiegavano che andavamo, o avremmo molto probabilmente finito male questa strada che avevamo intrapreso. E progressivamente i dati a sostegno di questa ipotesi sono aumentati, quindi ogni decennio diciamo avevamo dati in più per capire che avremmo dovuto affrontare problemi sempre più grandi, e che affrontare negli anni 70 e affrontarli oggi sono cose diverse. Quindi la prima domanda che ci si è fatti è: come mai non siamo riusciti, proprio come genere umano, come società occidentale, a cambiare percorso, visto che avevamo tutte queste evidenze del fatto che ci stavamo mettendo nei guai? E un esempio che si può fare è che è come se fossimo tutti in una bella piscina in cui però sono entrate centinaia e centinaia di persone, e a un certo punto si comincia a stare male perché non c'è più spazio, non ci si può più muovere, la situazione diventa molto faticosa da gestire, e la migliore soluzione che ci viene in mente è di cambiare l'acqua della piscina. Ora, ovviamente, se noi cambiamo l'acqua della piscina non risolviamo il problema che stiamo cercando di affrontare, e quando il sistema è una piscina è molto facile da capire. Credo che a tutti appaia evidente che cambiare l'acqua della piscina non risolve il problema. Dovremmo decidere di ampliare la piscina, andare tutti a giocare a tennis, a fare una passeggiata nel bosco, cioè spostarci in una dimensione diversa, costruire un contenitore differente per le nostre attività umane. Quando il sistema è molto complicato, come il mondo con tutto quello che ci sta dentro, è molto più difficile andare a identificare le vere cause dei problemi. Ecco, l'esperimento piuttosto ambizioso che si è fatto nelle Transition Town è di, da un lato, identificare con chiarezza gli elementi che ci portano a costruire sempre gli stessi processi, e dall'altro vedere se avevamo delle soluzioni. E le notizie buone erano che si potevano identificare chiaramente gli elementi e che ci sono un sacco di soluzioni, e oggi in 5 minuti abbiamo già cominciato a vedere come, quando c'è un problema, si può andare a individuare una parte della soluzione. Rimane ancora il problema di fare in modo che
si conservi questo sguardo generale su quello che ci sta succedendo, perché oggi noi non siamo più negli anni 70, abbiamo dei problemi urgenti che sono delle emergenze assoluti. Il problema climatico non è una cosa che possiamo rimandare, è una cosa che o lo risolviamo o lo risolviamo, se no non ci sarà più niente da risolvere, è molto semplice. Quindi ci sono delle cose a cui bisogna fare fronte, punto. Non ci si può più tergiversare. Ci sono degli aspetti invece in cui abbiamo un po' più tempo, premettendo che potessero essere risolti quegli altri, e lì abbiamo scoperto che abbiamo un'immensità di strumenti. Il movimento di transizione è cresciuto, ormai è in 50 paesi, è molto collegato con reti di ricerca e con le accademie, diciamo così, le università, e quindi riceve un'enorme quantità di contributi dal punto di vista dello strumento. Quindi che cosa fa? Parte da un'analisi molto ampia, anche molto faticosa, molto fumosa e anche molto sofisticata, per arrivare a qualcosa di molto concreto, cioè cosa serve poi nelle nostre città, nel nostro quotidiano, alla famosa signora Maria che si cita sempre, per fare un cambiamento vero. Beh, servono quello che noi diciamo, servono la testa, il cuore e le mani, ovvero bisogna avere informazioni molto precise e corrette su quello che sta succedendo attorno a noi, bisogna preoccuparsi di avere uno spazio in cui queste informazioni vengono elaborate dal punto di vista emozionale, e poi bisogna avere strumenti utilizzabili. Quello che fa la transizione nel mondo è sostanzialmente mettere a disposizione tutte queste cose di chiunque le voglia, quindi nasce proprio come piattaforma, quindi si dice che è inclusiva per definizione, nel senso che non ha nessun tipo di confine, ha semplicemente degli spazi. Che cosa diventa tutto questo? Diventa il fatto che con questi strumenti di analisi più ampi si può osservare fenomeni come lo SHEC, o come le camere di compensazione, o come le monete locali classiche. Il movimento delle città di transizione è abbastanza famoso nel mondo per le monete locali, sapete, c'è il sindaco di Bristol che prende il suo intero stipendio solo in moneta locale di Bristol, eccetera. Ci sono tutti questi aneddoti che un po' sono quelli che fanno la stampa sulle città di transizione. Ed è ovvio che l'ambito della moneta e gli aspetti della trasmissione del valore sono una delle cose su cui necessariamente dobbiamo concentrarci. E sono nati tanti modi di farlo, e paradossalmente l'Italia ha dovuto essere molto più creativa di altri paesi, perché mentre in molti paesi è possibile fare monete complementari dirette, cioè ti do una sterlina e tu mi dai la sterlina di Brixton con sopra David Bowie, o la banconota da 11 sterline di Totnes, eccetera. Qui sappiamo che questo meccanismo non era consentito, ed è per questo che forse c'è stato uno sforzo più grande e ci siamo inventati per esempio lo SHEC, che è un'idea incredibilmente potente ed è una porta aperta su un universo davvero molto diverso. E con tutte le difficoltà che questo comporta, perché noi abbiamo analizzato, siccome poi alla fine noi finiamo a fare esperimenti pratici nella mia città con il mio sindaco, con tutta la giunta, con i commercianti, eccetera eccetera, abbiamo analizzato nella pratica gli strumenti disponibili, scoprendo che ci mancano dei pezzi di normativa che non ci sono, e questo è un buon posto in cui parlare di queste cose, perché delle volte piccoli, c'è qualcuno che dice no, non è un buon posto. Però, allora, teoricamente, diciamo, dovrebbe essere un buon posto per parlarne, poi non so se sia vero oppure no, però dovrebbe essere un buon posto. A volte però veramente quello che manca sono piccole cose, no? Per fare immense differenze. E quando vai nella pratica, cioè nel adesso questa cosa la facciamo davvero, scopri che per esempio è molto più facile strutturare un percorso come hanno fatto loro, ovvero una camera di compensazione, perché in una economia che è ancora fatta così è qualcosa che si riesce a fare funzionare meglio, nel senso che loro ci hanno messo 150.000 euro, ci hanno buttato sicuramente una quantità di ore infinite, però probabilmente adesso mangiano in qualche modo, mentre molti dei percorsi che abbiamo visto fino adesso sono percorsi in cui dopo o sei ricco o decidi che morirai di fame, insomma, non sono belli dal punto di vista utopistico, però poi dopo non sono realizzabili nella pratica.
Per cui quello che si finisce a fare nelle città di transizione è fare esperimenti e sviluppare strumenti. Per esempio, assieme al Ministero dell'Ambiente, al CURS, all'Università, noi in Emilia-Romagna lavoriamo molto con ANCI, con la Regione, e facciamo sperimentazione di territorio proprio per avere i mezzi per fare le cose, per capire come si scrive uno statuto che ha dentro il concetto di resilienza. Perché la verità è che nessuno l'ha mai scritto. Quindi ti devi mettere lì e scriverlo. E la città metropolitana di Bologna adesso ha il concetto di resilienza nel suo statuto costitutivo. Per dire che poi gli effetti sono... non vuol dire poi essere resilienti, eh? Vuol dire che intanto l'abbiamo scritto lì, ovviamente. Ma la stessa cosa è a livello comunale. I circuiti di moneta locale sono... Un primo effetto che hanno, quello più facile da comprendere, è quello di riconservare un po' sul territorio una parte del valore che viene creato. Noi abbiamo sviluppato uno strumento di analisi delle economie territoriali, semplice, facile da implementare, poco costoso, perché tanto nessun sindaco avrà mai 50.000 euro da spendere per farsi fare l'analisi della boccone. E immediatamente si accorge quanto viene aspirato dai territori. I nostri territori perdono ogni anno milioni e milioni di euro perché veniamo risucchiati da meccanismi economici sulle quali non abbiamo nessun controllo. Ed è per questo che, per esempio, nelle città di transizione si lavora tanto su queste vie alternative per, in primo luogo, riappropriarsi di una parte di questa capacità di produrre cambiamento, che passa anche attraverso l'economia, perché chi muore di fame di solito ha difficoltà a modificare la realtà attorno a lui, perché deve pensare a come mangiare quel giorno lì. E le altri aspetti sono che se si riesce a fare questo è ottimo, ancora meglio se si riesce a conservare anche la visione sistemica, ovvero se io conservo i soldi, per dirla in modo semplice, per un'economia locale, poi che tipo di economia voglio vedere? Perché se supporto un'economia dannosa, distruttiva, in realtà sto facendo più male che bene. E quindi l'importanza della modifica del nostro framework culturale. Quindi, per esempio, la cosa che è interessantissima e che si può tentare di fare attraverso questi circuiti, così come attraverso altre mille strade, è costruire una cultura imprenditoriale completamente diversa, trasmettere consapevolezza alle imprese. E guardate che l'imprenditore italiano medio, adesso io non conosco la Sardegna, però l'imprenditore italiano medio è un fulmine. Cioè, se ha le informazioni che gli servono, non siamo l'apparato industriale tedesco con una catena di comando lunga 200 km in cui servono... Le nostre sono spesso imprese familiari, e se non sono familiari è un po' come se... E sì, cioè, e anche quando sono grandi, cioè anche grandi, insomma, anche spesso la nostra impresa da 300 dipendenti, comunque conserva una dinamica molto da impresa di famiglia, sarà una famiglia un po' più grande, ma, e reagiscono con una velocità impressionante, trasformano la catena di produzione, cambiano la linea di prodotti, modificano le opzioni di marketing. Però non c'è nessuno in questo momento che porta a loro questo tipo di prospettive. Non c'è nessuno che gli porta gli strumenti. E vi garantisco che noi abbiamo una capacità di sperimentazione ancora bassa, nel senso che possiamo fare pochi esperimenti. Ma in quegli esperimenti che facciamo è iper evidente quanto il giusto set di informazioni possa produrre cambiamenti, non vorrei dire istantanei, ma quasi. Ad una velocità impressionante, una velocità che ci fa pensare che forse potremmo affrontare anche i problemi urgentissimi che abbiamo. Per cui, che cosa... non mi sento di chiedere niente in particolare, nel senso che tutto quello che noi abbiamo e sviluppiamo continuamente è normalmente e generalmente a disposizione di tutti. È chiaro che si potrebbe fare tantissimo e con uno sforzo relativamente basso per facilitare questo percorso di cambiamento. Una delle cose che tiene in piedi e fa crescere così velocemente il movimento di transizione è che spesso parte un po' dall'osservare che stiamo correndo dei rischi immensi,
lui prima accennava al petrolio, al riscaldamento globale, ma se guardiamo ai fosfati, ormai ci sono gli studi di una chiarezza cristallina sul futuro che ci attende se non ci muoviamo. Al di là di questo, quello che scopri dopo, quando ti è passata la paura, quando la paura l'hai elaborata, è che a riorganizzare il mondo secondo delle regole diverse si sta immensamente meglio. È una cosa golosissima da fare, cioè quella vita lì a cui arrivi dopo, quel modo di relazionarsi tra imprese, quel modo di costruire la società, è talmente meglio da quello che abbiamo oggi, che una volta che hai cominciato a assaggiare quella dimensione, non hai mica voglia di pensare di tornare a quello che abbiamo. Non ti viene la nostalgia per questo mondo a cui, non so, in qualche modo siamo un po' aggrappati, no? Se non ho l'auto, oddio, la mia vita come sarà? Se non ho l'auto, la mia vita spesso diventa molto, 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 infinitamente molto meglio di come era prima. Devi solo avere il coraggio di... Cioè, mangiare biologico la roba dell'orto a qualcuno fa tristezza, però la verità è che è buonissima. Si sta benissimo. A fare l'orto ci si diverte. Non è che lo devono fare tutti, però la verità è che ci stiamo privando proprio collettivamente di un sacco di cose meravigliose e non c'è nessuna ragione. Quindi questa è un po' la tendenza. La mia offerta è che comunque tutto quello che noi abbiamo, ma questo è di un po' il principio generale, è a disposizione, come è già a disposizione delle amministrazioni pubbliche. Nella mia regione c'è già un lavoro costante, quasi quotidiano, con le amministrazioni pubbliche, con diciamo così, le istituzioni, l'università, perché è un gioco win-win in cui ci sono solo vantaggi per tutti quanti, quindi la domanda è perché non dovremmo giocarlo. E quindi con Arcipelago Shack credo che siamo pappa e ciccia dal primo minuto, nel senso che anche loro sono nati con questo tipo di atteggiamento mentale, ovviamente, quindi non è, cioè è stato molto naturale lavorare insieme dal primo giorno, perché semplicemente era l'unica cosa ragionevole da fare. E con tutti gli altri, noi in Emilia Romagna collaboriamo con Liberex, eccetera. La cosa forse più bella che possiamo fare è scambiarci gli strumenti, cioè mettere a disposizione di tutti, quando qualcuno scopre qualcosa e scopre che quella cosa funziona, è utile, è funzionale, renderla disponibile. Delle volte ancora oggi facciamo fatica, ci sono comunque seri ostacoli normativi in Italia per alcuni aspetti che ci lasciano indietro rispetto ad altre parti d'Europa, e ci sono seri ostacoli formativi, e su questo magari si possono aprire dei capitoli per lavorarci un po' su. Aria fresca. Diamo il tempo a Bengasi. Ciao. Ciao. Un giro delle mani. Bengasi Battisti ci parlerà dei comuni virtuosi, dell'associazione dei comuni virtuosi, che è un altro passaggio in questo senso. Chi si è messo a capire, a studiare, a analizzare come funzionano le amministrazioni comunali, se lo fai con uno spirito di innovazione corretto, comincia a pensare: ma come fanno a funzionare così male, senza avere visioni, eccetera, eccetera. Quindi il loro lavoro è quello di organizzare le amministrazioni comunali e raccogliere comuni che decidono di cominciare a muoversi in un certo modo. Il loro motto è vietato non copiare, bisogna copiarsi, quindi fare, anche perché è necessario. Quando uno fa una cosa di un certo tipo, come quello che facciamo noi, il massimo del godimento è vedere che venga replicato, che è l'opposto del non far replicare le cose che facciamo noi, perché dobbiamo fare solo noi, che è un modello andato, già obsoleto. Vai Bengasi. Ricordo che ci aspettiamo delle disponibilità e delle proposte, delle richieste e poi
Sì, facciamo torto. Grazie Luca, soprattutto grazie per aver immaginato questo spazio di confronto che a me sembra molto utile, non solo per raccontare le nostre storie, ma anche e soprattutto per rafforzare le relazioni che sono la sostanza del cambiamento. Io prima ancora di parlare dell'Associazione dei Comuni Virtuosi vorrei parlare di quello che sta a cuore all'Associazione dei Comuni Virtuosi, ma soprattutto a quei municipi, a quei comuni che hanno aderito a questo progetto, a questa idea, che è appunto la comunità, che è qualcosa che man mano, con il passare del tempo, è diventato, diciamo, un elenco anagrafico e ha perso il valore di essere invece la custode del luogo che abita. Ecco, riprendere il senso di comunità significa appunto riappropriarsi di questo. Significa avere cittadini consapevoli, cittadini protagonisti, cittadini orgogliosi di mostrare il risultato di una buona pratica di cui sono gli attori principali, cittadini che hanno relazioni proficue tra loro e conseguentemente emozioni sulle quali basare la propria azione quotidiana, e tutto questo è chiaro che è possibile quando il governo locale ha il senso di cedere sovranità e autorevolezza, perché altrimenti questa contaminazione dal basso di cui noi molto spesso parliamo e che ci sembra essere necessaria per la costruzione di buone pratiche, ma soprattutto per essere contaminati da quei saperi diffusi che esistono e che molto spesso sono il valore, i talenti delle nostre comunità, rischiano di non poter dire la propria, di non potersi esprimere, anche in quel rapporto tra cittadino, impresa, idea che si trasforma in attività, no? Che è la sostanza poi anche di un agire locale con un pensiero globale, che questo di fatto poi è l'elemento. Ora, la comunità che ho descritto, a mio avviso, è la comunità che abita in una città fertile. La città fertile che cos'è? La città fertile è quella che ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione dei beni comuni come fondamento del patto generazionale. Per beni comuni intendiamo ciò che è indispensabile per la vita di ognuno, che non è riproducibile e che è esauribile. Ecco, avere chiari questi elementi e metterli come fondamento del patto generazionale, dunque, diciamo, l'azione non solo eticamente più forte, ma anche economicamente più significativa che una comunità ha, è sicuramente, diciamo, l'idea di città fertile. Porto come esempio l'acqua, la sua qualità, la sua distribuzione, ma l'aria, il paesaggio, cioè tutto ciò che è elemento fondante del patto generazionale in quanto bene comune. Ecco, tutto questo, voi sapete che non trova neanche dignità di capitolo di bilancio nei nostri bilanci municipali, eh? Eppure, a mio avviso, ma a nostro avviso, ma quando si scoprono questi elementi, non so, la tutela di una falda acquifera, perché bene indispensabile per la vita di quella comunità, cioè è un valore inestimabile che noi non riusciremo mai a tramutare in un capitolo, mai a dargli un prezzo, no? Ecco, allora diciamo che tutto ciò fa della comunità qualcosa che ha un rapporto
rinnovato, nuovo e nello stesso tempo antico, con il luogo che abita, basato su questo elemento principale, molto semplice a mio avviso, no? La riscoperta dei beni comuni, del loro valore e il patto generazionale fondato su di essi. E tutto questo potrebbe essere solo un'enunciazione se poi non si trasforma in un protagonismo. E il protagonismo si può in qualche modo esprimere attraverso le buone pratiche. Buone pratiche condivise e partecipate. Non può essere un'ordinanza sindacale che trasforma la raccolta dei rifiuti da raccolta stradale a raccolta porta a porta, magari puntuale. No? Non può essere un'ordinanza sindacale che tutela la falda acquifera, perché molto spesso abbiamo bisogno poi in alcune vertenze della forza della comunità per tutelarle e per difenderle. No? È vero, sono elementi che noi definiamo resistenze normative locali, che molto spesso per impedire che normative di carattere generali vengono a sottrarre questi beni comuni, mettiamo in atto queste azioni che da poteri locali, che il più significativo per un sindaco è quello di essere autorità sanitaria locale in quanto capo dell'amministrazione, è l'unica responsabilità che gli è in capo in quanto capo dell'amministrazione, non è delegato da nessuno, no? Per cui immaginate la forza, no, di questo elemento che molto spesso non viene utilizzato, no? Anzi, direi quasi mai, se non per fare qualche ordinanza consigliata dall'ASL. Ecco, dunque, dicevo, le buone pratiche locali con questi cittadini protagonisti e consapevoli, con un governo locale che cede sovranità, con un governo locale che ha il coraggio di fare e decidere con consigli comunali aperti quando si discute sui beni comuni, dove il cittadino non solo può partecipare, ci mancherebbe, il consiglio comunale ha le porte aperte, ma aperto perché ha dignità come un consigliere di poter dire la propria e il suo intervento viene registrato come tutti gli altri interventi dei consiglieri comunali. Ecco, questi elementi costruiscono pratiche che io posso elencare, che vanno dalla raccolta differenziata, alla tutela dei luoghi, a una nuova visione dell'utilizzo delle ex cave, non necessariamente destinate ad essere luoghi per lo smaltimento dei rifiuti, ma che possono essere altro. L'agricoltura consapevole, dove l'agricoltore inizia ad interrogarsi rispetto al rapporto fra qualità del prodotto e tutela della salute, perché le due cose gli appartengono, non sono una l'antitesi dell'altra, no? Sono tutte e due le proprie, perché lì in quel luogo abita la propria famiglia e lui ha il dovere di tutelare la salute, come ha il dovere di produrre prodotti di qualità. No? Ecco, dentro questi ragionamenti emergono quelle che sono, diciamo, buone pratiche, risultati reali, visibili, ma soprattutto replicabili. Ecco, sulla replicabilità delle buone pratiche locali partecipate e condivise si basa il concetto della rete dei comuni virtuosi, cioè una rete di comuni che ha come obiettivo principale quello che ho appena descritto, ma che vuole in qualche modo che sia vietato non copiare, come diceva Luca, dove il copia e incolla è di rigore, dove il copia e incolla è di rigore. Ecco, in queste buone pratiche vorrei portare l'ultima buona pratica come esempio, ma proprio per comprendere quanto esse siano efficaci sul piano della relazione e della promozione dei saperi locali, che sono valori economici veri, soprattutto nelle nostre realtà dove, come è stato detto, l'impresa familiare è il tessuto connettivo della nostra economia, è quella che è maggiormente flessibile, che riesce a dare risposte.
Una delle ultime cose che ci siamo inventati, racconto così una storia del mio comune, perché poi attraverso le storie insomma si riesce anche a comprendere che cosa facciamo, è quella di dire: diamo un valore alla nostra bottiglia di PET che conferiamo. E abbiamo immaginato di avere un luogo, perché il luogo è importante, normalmente il luogo deve essere la piazza, e quel luogo diventa relazione, quel luogo diventa provocazione, no? Le persone vanno, introducono la loro bottiglia di PET, ogni famiglia ha una sua card, carica un valore su questa card, un borsellino cosiddetto etico. Questo borsellino etico è spendibile in varie possibilità, dall'acquisto nelle botteghe locali, per esempio, cercando di aumentare la fidelizzazione tra la piccola attività commerciale, che è presidio di una comunità, che è anch'esso luogo di quella comunità, alla riduzione della tassa dei rifiuti, alla riduzione della TARI, all'acquisto dell'acqua, all'acquisto del latte, all'acquisto dei buoni mensa, no? Ora, tutto ciò ha avuto la necessità di saperli. E questa macchina e questi software sono stati tutti prodotti in questo ragionamento collettivo, dove uscivano fuori esigenze, provocazioni, proposte, no? Realizzata da ingegneri, architetti per il design, impresa locale, tutti nel raggio di 10 km dal nostro comune, con una realtà così replicabile che attualmente questa azienda ha difficoltà a rispondere alle richieste che sta avendo di questo tipo di apparati e di questi software. Questo potrei raccontarlo per tante altre buone pratiche. Ecco allora, diciamo, come cercare di rimodulare la nostra azione, ma soprattutto cambiando una visione del governo locale, che deve saper cedere sovranità per permettere ai saperi, per permettere alla sua comunità di esprimersi. Guardate, io voglio fare una parentesi, ho ancora qualche minuto, Luca? Un minuto. Allora, utilizzerò questo minuto per questa parentesi. Sono rimasto particolarmente sorpreso non tanto dalle parole di Cantone, quando dice che su Roma mancano gli anticorpi, ma dalla giustificazione di quella sua affermazione nell'intervista di Radio 24, che non so se voi avete ascoltato. Lui, nel giustificare l'assenza di anticorpi su Roma, analizza esclusivamente il governo di Roma, non analizza affatto la sua città. È come se io o Luca, che è un mio collega medico, dovessimo esprimere l'abilitazione al salto in alto di una persona valutando soltanto la testa. Rischieremmo di fare abile una persona tetraplegica perché non valutiamo le parti al di sotto della testa. Ecco, quella riflessione, quella considerazione fa capire quanto sia distante l'idea di città dall'idea di comunità. Ma se gli anticorpi li vogliamo e li vogliamo ricercare, quegli anticorpi non possono che essere dentro la comunità, nelle sue relazioni, nelle sue vertenze, nei suoi bisogni, no? Ecco, per cui se personaggi, diciamo, che hanno anche un riflesso rispetto a quelle che sono le scelte nazionali, non le loro affermazioni, non è che non abbiano un riflesso, dimenticano di fare un'analisi della comunità, io credo che, riprendendo appunto da un'idea di comunità e un'idea di città fertile, così come l'abbiamo descritto, potremmo forse avviarci verso quel cambiamento con un protagonismo diffuso e partecipato. Richieste. La richiesta è quella di diffondere questa idea. Oggi abbiamo questa possibilità, per quanto possibile giriamo ovunque, abbiamo relazioni forti con
gruppi sparsi ovunque, tra chi lotta contro la geotermia, chi lotta per la discarica vicino alla propria abitazione, no? Ma sempre dentro questa idea di tutela dei beni comuni attraverso un protagonismo locale, forte e consapevole, con una richiesta di cessione di sovranità al governo locale. Che cosa possiamo fare? La nostra rete è a disposizione. È a disposizione la nostra rete con gli strumenti che tutti conosciamo, il nostro sito è lì, le buone pratiche sono elencate, si possono contattare i sindaci, si possono contattare chiunque, ma soprattutto si può copiare e incollare. E poi che cosa possiamo fare? Da un po' di tempo ci sono delle sessioni di scuola di altra amministrazione dove appunto ci sono amministratori e non solo che raccontano le loro storie, raccontano le buone pratiche, raccontano la loro comunità e i risultati. Credo che insomma questi luoghi siano luoghi adatti per questa forte contaminazione reciproca che può aiutare e avviarci verso il cambiamento che tutti desideriamo. Grazie. Allora, siamo quasi ben in tempo. Io vi parlo di Arcipelago. Noi siamo una decina di anni quasi, arriviamo al decimo anno, il prossimo anno da quando abbiamo cominciato questa avventura. E qui sono 10 anni in cui siamo, che credo, abbastanza pieni di lezioni imparate, errori fatti e comprensioni così istantanee date dal vivere la realtà. Una delle cose che abbiamo capito, credo, molto bene è che sapere una cosa, conoscere una cosa, saperla, non significa comprendere. Sono due concetti completamente diversi. Ogni volta che noi ci troviamo a discutere, io sono, come ha accennato Bengasi, io sono un medico, ogni volta che si parla di qualcosa di medicina tutti quanti abbiamo perfettamente i nostri esempi di malasanità, le nostre storie da raccontare, che è successo a noi, a quello vicino, e abbiamo un'escalation di drammaticità che dimostrano come il sistema non funzioni dal punto di vista reale nella gestione della creazione del benessere. Però poi tutti quanti noi siamo la società, quindi siamo infermieri, siamo medici, siamo pazienti, e la comprensione implica che noi cominciamo a comportarci in un modo diverso. Tutti noi qui, invitati, relatori e molti di voi sicuramente, sono tutte iniziative queste che io vedo come nate da persone che hanno saputo una cosa, capito, compreso quello che stavano conoscendo, e di conseguenza tu non puoi non comportarti in modo diverso rispetto alla cosa che hai appena compreso. Quindi di cosa abbiamo bisogno noi come società e come gruppi di persone? Abbiamo bisogno di comprenderci meglio a vicenda, così che i nostri gesti diventino obbligatori, perché non posso fare diversamente, e quindi diventino culturali. Il nostro punto di partenza, da un punto di vista del nostro progetto, è nato dall'analisi del denaro, chiaramente sulle spalle di tante altre gente che in passato ha capito il denaro, che in passato ha fatto progetti di movimento complementari. In primis, chiaramente, per noi è stato il professor Auriti che con una tenacia pazzesca ha fatto il progetto del SIMEC a Guardia Grele, e quindi noi abbiamo fatto nostro completamente tutta l'analisi e l'umanità che c'era nel pensare la moneta, nel raccontare la moneta, in quei programmi televisivi delle reti private che in genere si vendono pentole, però lui spiegava l'economia, diceva la gente si suiciderà perché per insolvenza bisogna fare presto, bisogna capire queste cose. Quindi noi siamo partiti dall'analisi del denaro, ma il denaro si capisce solo emotivamente, non razionalmente, perché il denaro non è razionale, sappiamo che se ce lo raccontiamo sappiamo che il denaro è un'unità di misura,
come il chilometro. Se ce lo raccontiamo, sappiamo che il denaro, così come lo viviamo, lo subiamo ma non lo capiamo, che c'è un interesse che non è il nostro, che c'è il signoraggio, che ci sono interessi passivi, l'anatocismo, tutte cose che diventano tecniche che uno può anche capire, perché poi matematicamente uno capisce che gli interessi montano, corrono e tu non ce la fai più a starci dietro, anche se avevi un'ottima idea, avevi un'ottima impresa, avevi un'ottima comunità, ma questo meccanismo ti succhia da dentro l'energia perché non lo capisci. Però tuttavia, anche se noi capiamo questo, sappiamo questo, se non lo comprendiamo emotivamente, perché il denaro è protezione, è mancanza di fiducia o fiducia nell'altro, quindi noi quando abbiamo cominciato a creare lo shake nel nostro meccanismo, che chiaramente non vi racconto, è la sostituzione di prezzo, una cosa banalissima, come si fa a non capirla? È facile, lo racconti, dice ah sì, dopodiché hai tutta una serie di esistenze emotive. Ciascuno di noi conosce il soggetto che per offrire un caffè soffre fisicamente, quando c'è da pagare, slacciare le scarpe, devi andare in bagno, hanno telefonato, si è dimenticato il gas acceso, la casa sta andando a fuoco, e c'è chi non gliene frega di quanto spende o non spende, può vivere con 1 milione di euro, con zero, è tranquillo. E in mezzo c'è tutta un ventaglio di reazioni. E l'altra cosa che abbiamo imparato è che il denaro e il debito soprattutto modifica il codice morale delle persone. Modifica il codice morale, una cosa che tu non faresti mai, mai. Se però sei in difficoltà, cominci a vedere, vabbè, però non è molto grave, ho fatto solo questo. E quando diventa collettivo, tu cominci a giustificare una serie di situazioni che accadono che tu moralmente non potresti accettare in nessun modo. In nessun modo. Quindi, il nostro progetto, che è nato dall'analisi del denaro, facciamo lo sconto, capiamo come gli errori passati, eccetera, la normativa che ci impediva di fare tutta una serie di cose, ci siamo inventati questo modello. E l'esplosione o l'avanzamento della nostra iniziativa in varie regioni, con vari gruppi che stavamo discutendo la stessa cosa, eccetera, eccetera, ha creato una rete che allo stesso tempo fortissima, perché siamo tanti, abbiamo dei bei numeri, allo stesso tempo siamo debolissimi, perché non siamo così sufficientemente tanti da poter incidere economicamente. Io posso dire che siamo 30.000 soci, posso dire che abbiamo 3 milioni di check in circolazione, che sono 3 milioni di euro creati da soli con la fiducia della gente, però in realtà siamo troppo dispersi e non abbiamo ancora a sufficienza un impatto da poter dire in modo sistemico abbiamo fatto delle cose. E perché non possiamo fare in modo sistemico? Perché abbiamo bisogno degli altri, abbiamo bisogno necessariamente di chi ci capisce e di chi ha fatto un percorso parallelo al nostro per dire wow, tu hai fatto questo che non avevi avuto il modo di farlo, e però adesso possiamo avvicinarci, diventiamo non due progetti ma un'unica realtà. Si capisce in modo emotivo perché è fiducia. Se io metto questo pezzo di carta in mano a uno, gli devo creare un meccanismo di fastidio oppure di non proprio agio, perché deve capire che io gli sto dando una cosa che ha valore solo perché io e lui in quel momento siamo d'accordo. Se smettiamo di essere d'accordo non vale niente. Per cui i rapporti umani, che con questo stupido meccanismo, noi non diciamo dai siamo amici, vediamoci gli uni degli altri, dai siamo tutti e due bravi, vai ti aiuto, aiutami, gli diciamo senti, hai fatto questa cosa, ti pigli un po' di questo perché io te lo posso dare. E chiunque ha speso degli check o ha cercato di spendere degli check ha vissuto il disagio emotivo nell'essere accettato perché se li prendevano. Dire, ma veramente voi prendete dei check? Sì, vero, perché è questa la relazione. Il discorso che faccio con lo check chiaramente è analogo a tutto il resto, è analogo al Sardex. Sono partiti nello stesso modo, hanno cercato di avere fiducia, i imprenditori si aderivano, poi bisognava un po' coccolarli, stargli vicino, capire le loro esigenze, che aveva un crollo emotivo perché se pigliava troppi Sardex poi non riusciva a spenderli, ma fidati di me, dammi una mano, aspetta un attimo, l'idea è giusta, dammi una mano, eccetera eccetera. Stessa cosa, e lo stesso accade sicuramente con tutto quello che noi facciamo e che voi fate. Quindi qual è il patrimonio di Arcipelago, da, come dire,
da dare a tutti è che, nonostante siamo un progetto molto, molto fragile, perché diciamo, a differenza per esempio di Sardec, che ha impostato in modo aziendale con una certa programmazione, e quindi noi siamo associazione di volontariato, quindi nessuno di noi ha uno stipendio, neanche in questo momento possiamo mirare dopo 10 anni. Quindi siamo molto fragili, facciamo tante cose, siamo volontari, quindi a volte siamo un poco inaffidabili, a volte siamo molto affidabili, però ci siamo, è come se l'idea fosse stata migliore di noi, l'idea è rimasta nonostante noi, che in arcipelago che abbiamo fatto, abbiamo litigato, ci siamo sbattuti le porte, ci siamo tornati, ci siamo rivisti, abbiamo fatto un sacco di attività, che sono le attività umane di gente che sta insieme e che ci mette le proprie aspettative, le proprie energie, le proprie voglie, la propria autosoddisfazione, anche non economica ma semplicemente proprio di apprezzamento, e siamo noi, e nonostante tutto questo, che la società è rimasto lì, sono arrivate nuove energie, nuove cose. Ed è un check, è uno strumento, quindi uno strumento è come un coltello, lo strumento è moralmente neutro, noi facciamo quel che vogliamo e poi qualche esperienza la racconteremo dopo. Quindi il patrimonio dell'arcipelago è che, essendo rimasto nella nostra nazione, se tu cerchi moneta complementare arrivi allo check, arrivi a tutto quello che abbiamo fatto, decine e decine di incontri eccetera, ha fatto quel piccolo passaggio, io mi auguro, di fiducia, nel senso che se tu approcci la nostra associazione capisci che abbiamo fatto le stesse cose che stai facendo tu, stesso spirito, stessi errori, stesse analisi, e lo facciamo per lo stesso motivo, abbiamo capito delle cose e non è che lo facciamo, siamo obbligati a fare qualcosa in questa direzione perché abbiamo capito. L'economia significa le regole della casa che ciascuno ha in casa proprio, pulisci dopo che hai messo a posto i giocattoli, dopo che hai giocato, spazza dopo che sei passato, non so, le regole che ciascuno ha più o meno folli in casa di estrema ordine o disordine, metti tutto in disordine, questa è la regola della casa, qua deve stare un casino, le regole della casa sono quelle che noi decidiamo. Però se noi siamo in un mondo che produce cibo per 17 miliardi di persone, ma non ne sfama 7, lo fa per motivi economici, perché conviene così, perché un pomodoro dall'altra parte del mondo deve costare di meno se te lo fai tu, ovviamente. Quindi questo nostro tentativo e questo nostro incontro è focalizzare delle altre regole che noi tutti quanti poi sentiamo. Sappiamo, perché siamo persone normali, che abbiamo un codice morale sano, che non vogliamo la violenza sugli altri, che non vogliamo usurpazione sugli altri, che non vogliamo violentare la terra, l'acqua, eccetera, eccetera, lo sappiamo, ma per comprenderlo collettivamente dobbiamo riscrivere regole della casa che includano il modo con cui noi utilizziamo il denaro, che includa che noi capiamo come utilizziamo il denaro, così che non c'è né per niente, per nessuno, la politica ci verrà dietro, perché dovrà correre dietro il cambiamento che noi stiamo generando. Questo è il mio auspicio e questa è la l'animosità per questo incontro, per questa cosa che stiamo facendo oggi. Disponibilità, noi siamo uno strumento, quindi disponibilità ad aiutarvi ad usarlo, disponibilità a mettere a disposizione l'esperienza che abbiamo avuto tutti questi anni nell'utilizzo del denaro e nei cambiamenti. Eppure siamo uno strumento, quindi la nostra rete informatica, la gestione online, non banking, tutto quello che abbiamo fatto, che a volte è fantastico, a volte è un po' così, però è qualcosa che va solo migliorato, ma c'è, quindi noi siamo uno strumento e siamo anche una rete. Quando leggevo il libro di Dan, Italia che cambia, riferito o no, c'erano soci di arcipelago dentro,
in ogni cosa, c'era dappertutto. Quindi siamo questa continua onda. Se veniamo tutti fuori e teniamo i check nel portafoglio, abbiamo i check nel portafoglio, leggiamo, capiamo e transitiamo e siamo virtuosi, stiamo andando in quella cosa di divertimento che non vogliamo tornare indietro. Una volta che hai assaggiato un modello che dici ma questo mi piace perché cerco le persone con facilità, mi ritrovo a fare le cose con facilità, voglio sapere una cosa la trovo, voglio fare un'attività c'è. Ed è tutta possibile economicamente, perché noi abbiamo creato regole della casa che lo rendono possibile. Il denaro è un limitatore, non puoi fare delle cose perché non hai denaro, è un motivatore, fai certe cose per un po' di soldi in più, sia in modo patologico, perché vuoi di più, o sia perché avresti bisogno di un po' di più per far studiare tuo figlio, oppure darti un minimo di soddisfazione maggiore. Quindi, però non dovrebbe essere nel 2014-15 un limitatore. Poter fare una cosa o non poterla fare dovrebbe essere legata al fatto che è giusta o non è giusta, non quanti soldi ci vogliono, non me ne frega niente quanti soldi ci vogliono per avere una sanità sana, normale, che funzioni. Mi interessa avere i soldi che servono per tenere una sanità, che siamo d'accordo che funzioni. Non mi interessa quanti soldi ci vogliono per il dissesto idrogeologico della nostra nazione. Tutti quelli che ci vogliono, che avere una, li stampiamo. È un concetto così semplice che ancora chiaramente alcune persone fanno fatica. Quindi cosa è giusto, cosa è sbagliato, lo decide una comunità. Non è giusto andare per strada e sparare ai calvi. Perché? Perché siamo d'accordo che non è giusto, non è che vogliamo fare un convegno e decidere perché è giusto o meno e fare un percorso parlamentare per sapere se è giusto o meno sparare a quelli che hanno perso i capelli. Cosa è giusto, cosa è sbagliato? È giusto sapere che dobbiamo vivere in un mondo che rispetti l'acqua, l'aria e le relazioni tra le persone, il tempo delle persone, eccetera. Ci sono i soldi, non ci sono i soldi, come se lo finanziamo, non mi interessa concettualmente se io sono riuscito a generare una delle regole della casa in cui siamo d'accordo, ciò che è giusto e ciò che non è giusto, e quindi ce lo finanziamo. Quindi è questa la, penso, il patrimonio un po' culturale di cui Franco accennava prima, che noi abbiamo. Noi abbiamo preso un testimone, ci siamo aggregati a tante situazioni che in tantissimi rivoli si sono create, anche perché poi il denaro entra in modo capillare in ogni aspetto della vita, che quasi niente è demonetizzato oggi, tutto monetizzato. Quando ero ragazzino giocavo a pallone, potevo giocare tutta la giornata gratis, adesso i miei nipoti devono per forza pagare, comprare, quindi tutto è monetizzato. Ma se noi capiamo il denaro e riusciamo a fare queste cose, abbiamo un passaggio molto più importante. La nostra disponibilità è quella di, appunto, essere, siamo a disposizione e le facciamo la richiesta, e aiutiamoci a vedere in che modo, in modo prudente ma in modo progressivo, a far entrare questi concetti attraverso lo SHEC e attraverso il nostro ponte sul debito, le nostre monete e non monete, nelle comunità che tutti quanti stiamo sviluppando. Progressivamente, e poi, poiché è fiducia, ovviamente lo si fa con un passo alla volta di fiducia, lo si propone, si vede la risposta e piano piano si vede come va, come procede. Ho preso fin troppo tempo, ma sono il relatore e quindi avevo bisogno di essere più. Allora, non so se le nostre esperienze check vogliono parlare dove stanno, vogliono venire qua, forse li farei venire qua così sono a favore di telecamera più facilmente, e quindi cominciamo con Andrea. Sì. Andrea Pescino è uno che non ci conosceva per niente, è una persona che io, vabbè, faceva finta di non conoscerci, però e ci ha letteralmente usato come uno strumento, e quindi l'esatta proprio rappresentazione di quello che noi abbiamo sempre desiderato. Quindi noi siamo molto contenti di Andrea e dell'orto collettivo a Genova. Pochissima voce, quindi chiedo scusa se
parlo con un po' di fatica. Io conosco benissimo lo Scheck, non come lui, perché io sono di scuola aurittiana molto antica, quindi tutto quello che riguarda i pezzi di carta che convenzionalmente favoriscono dei movimenti economici li conosco. Quando è nata la questione dell'orto, che voi vi spiego cos'è, era così difficile spiegare che cos'è un orto collettivo, che ricevendo la Luana Ciambellini, che si era candidata a fare l'ortolana, e mi dice usiamo lo Scheck, io subito ho pensato, abbiamo da spiegare due cose incasinate contemporaneamente, cioè che cos'è un orto collettivo, che è di una difficoltà incredibile farlo capire, perché c'è un costume di una società che è vincolata dalla proprietà privata, quindi il concetto mentale è la proprietà privata, il collettivo che viene lanciato come modello in una città che è Genova nel 1892 con la fondazione del Partito Socialista, è virtuale quel collettivo, perché il Partito Socialista a Genova lo fonda la massoneria inglese e quindi è logico che è un finto partito, e quindi chiaramente il collettivismo, che quei quattro idioti che ci andavano dietro all'inizio e credevano fosse una realtà, era tutto virtuale, cioè quel collettivismo era una favola. Però poi dopo due giorni mi viene in mente, dico, ma sì dai, usiamo sto sistema e quindi abbiniamo lo Scheck con quest'orto. Adesso vediamo intanto la questione dell'orto, che cos'è. L'orto non è un appezzamento di terreno dove qualcuno produce qualcosa, l'orto è una forma di sovranità assoluta, perché nell'orto io ho la totalità dell'energia che mi serve, quella per la mia alimentazione e quella per tutti i sistemi che aggrego all'orto. Non c'è un orto al mondo che non mi possa dare risultato energetico in rinnovabile per la spesa che l'orto mi chiede. Quindi l'orto necessariamente è volgarmente attaccato da tutti i sistemi mediatici, perché quando io ho l'orto, io ho una centrale elettrica e una banca di emissione, perché le foglie di un cavolo per me hanno un valore intrinseco che nessun pezzo di carta avrà mai. Cioè io con l'euro mi ci pulisco letteralmente il deretano, perché se uno viene nell'orto e dice mi dai 10 fagioli, e dico come intendi permutare questa trasmissione del fagiolo a te? Mi dice quanti euro vuoi? Dico neanche uno, oppure 1.000 miliardi, quindi lo metto nella merda letteralmente. Lui mi dice come faccio ad avere i fagioli, io gli dico vieni qua, produci i fagioli con noi collettivamente, ti diamo, perché la Luana ha infilato stambellinata in mezzo, comunque ci andiamo avanti, ti diamo 7 Scheck e mezzo l'ora. E tu con quei 7 Scheck e mezzo che metti da parte, aspetti la fase del baratto successivo, barattiamo gli Scheck con i fagioli, i carciofi, quello che cavolo vuoi. Questo è indubbiamente quindi un elemento di sovranità assoluta e totale. E per essere sovrano non deve avere alcun tipo di rapporto con un ente pubblico. Perché l'ente, a me spiace che qualcuno qui parla di proposte dal basso, le proposte nostre scendono dall'alto perché siamo sovrani. La proposta dal basso è quella di Renzi, che è uno che abitualmente si dice è un nostro dipendente, e quindi se è un nostro dipendente la proposta che viene da un dipendente viene dal basso. La nostra, che siamo quelli che stanno in regime di sovranità, se la lingua italiana non ci inganna, necessariamente le nostre proposte scendono dall'alto. Perché c'è la questione dell'orto. Chi di voi è a conoscenza dello scandalo Menarini del 1960? Qualcuno lo sa? Allora, questo è un giornale, Lo Specchio, un settimanale molto diffuso, il numero è domenica 7 ottobre 1962. In copertina c'è scritto: a tavola non si invecchia, si muore. Quindi, quando oggi lo scrivono i giornali, ci riportano delle cose vecchie di 50 anni. C'è tutta una storia sulla sofisticazione alimentare, prodotta, processata, diffusa dalla Menarini, che ha bisogno di preparare una grande quantità di individui ammalati per poi guarirli, o meglio guarirli, mantenerli in uno stato di permanente malattia, perché se lui è medico, sei medico sì, quindi se lui guarisce tutti i clienti che ha, viene nell'orto a lavorare perché non c'è altro da fare.
quindi deve tenerli in una condizione costante, non devono morire, se no poi vengono da me che faccio il becchino, e a quel punto guadagno io, non guadagno più lei. Quindi l'orto nasce come concetto per fare scuola di pensiero, cioè sostanzialmente per far capire alle persone che arrivano, e siccome la selezione fino adesso è stata molto dura, tutti i giorni, anche ieri parlavamo con la Luana di alcune persone che a me così intuitivamente danno delle preoccupazioni, perché o si capisce la filosofia che sta a monte di questo progetto oppure fuori, perché inquinare un sistema che ha una filosofia propria di qualità, quindi analizzata costantemente, quindi rimessa in condizioni di essere sempre migliore, un individuo che entra con l'intenzione di distruggere, che c'è, perché la società produce anche questi soggetti, quello deve essere allontanato. La questione dell'orto, che ha avuto 1000 articoli da tutte le parti, ieri il TG1 ci ha fatto un altro servizio che reputo il migliore di tutti in assoluto, perché è stata bravissima la Schiavone in 1 minuto e mezzo a far capire dei concetti determinanti. È un'opera molto complessa quella che facciamo noi, c'è un filmatino che, se lo possiamo vedere, è importante, perché noi non siamo in un orto piano, noi siamo in un 50% di pendenza, cioè siamo in una tipica collina ligure che è feroce perché non consente neanche di stare in equilibrio, e la maggior parte delle persone che vengono lì non sono capaci di muoversi su un percorso di quella pendenza, quindi devono intanto imparare a stare in piedi lì sopra, quindi c'è molta difficoltà, e la difficoltà iniziale è il miglior sistema di selezione che esista in un progetto, perché se io ti faccio partire dal tenero mi carico di parassiti e poi dopo una zavorra sulle spalle che non so come togliere da mezzo, devo fare una strage quando ne ho tanti. Se invece io parto dal difficile, è molto difficile che io abbia delle persone che poi cedono quando andremo ad avere le fasi più facili, mi sembra. Se vediamo un attimo sto coso, poi dico altri due particolari e abbiamo finito. Alzi il computer verso il microfono. Anche esce da qua la mia. Dove esce? Sto cercando di capirlo. Sto qui messo qua. Sì. Beh, intanto non c'è parlato, c'è solo. Ah, ok. Sì, ma. Sentite, sì, questo filmato è fatto apposta con l'inizio dove si vedono delle motoseghe, perché siamo nella fase dell'utilizzo del petrolio, quindi siamo a favore degli americani in quella fase lì. Cioè noi in questo progetto vediamo che poi a un certo punto le immagini che seguono ci fanno vedere dove l'uso del petrolio cessa completamente, cioè nella fase iniziale noi tiriamo giù gli alberi, usiamo le motoseghe, arricchiamo gli americani, quindi facciamo sta cosa. Nelle fasi successive è la macchina umana, che è ancora oggi la macchina a rendimento più elevato che esista sulla Terra, non c'è nessuna invenzione dell'uomo che possa essere considerata di rendimento superiore all'essere umano, la famosa storia del pugno di riso del cinese. Ma nel progetto di quest'orto c'è un momento nel quale tutte le macchine che useremo, quando le useremo, e cominceremo quindi dalle motoseghe, perché dobbiamo abbattere centinaia di alberi per fare la trasformazione, le motoseghe saranno prodotte da noi, saranno elettriche, non saranno a scoppio, e useremo ovviamente delle ricariche che prenderemo da elementi solari, quindi non abbiamo nessuna difficoltà di considerare che anche in quell'unico momento nel quale dobbiamo andare a comprare la benzina annulliamo anche quello, e quindi se non ci bombardano andiamo per conto nostro. La presenza dell'essere umano che fa il lavoro deriva dal fatto che non è
non c'è un ragionamento che ha come fine il profitto, quindi non deve esistere la brevità del tempo, non deve esistere la tensione mentre si fa qualche cosa perché il risultato finale deve essere economico. Il risultato finale deve essere di passione, cioè si deve guardare quello che si fa ed avere di ritorno la soddisfazione di aver fatto qualche cosa che sia gratificante. Questo per chi fa il medico sa benissimo che è una delle condizioni per evitare l'acidosi del sangue, perché non riduciamo lo stress, e poi con i cibi naturali, non biologici, perché la più grande truffa che c'è in circolazione è il biologico, perché biologico semplicemente vuol dire utilizzare tutte le sostanze che fanno tutte le fabbriche chimiche del mondo con una condizione regolata da tabelle. Quindi in una nazione come quella italiana, dove sforare le leggi è una regola di ambizione, è chiaro che il biologico è una porcata totale. Però dà un grande profitto perché concettualmente si è assunta l'idea che siccome è biologico è più buono, quindi lo paghiamo di più. Noi invece lavoriamo in maniera naturale, cioè le persone che collettivamente lavorano nell'orto vedono visivamente, agiscono con le proprie mani facendo delle cose che sono di estrema naturalità. Naturalità vuol dire che se una pianta deve morire, muore, se una pianta deve sopravvivere, sopravvive. Non si usano sistemi di forzatura, non si usa assolutamente niente che sia quello che normalmente usiamo nelle palestre per gli esseri umani che entrano dentro, se sono gracili dobbiamo per forza pomparli con dei sistemi particolari. Quello non è un essere umano naturale, un orto dove io forzo le coltivazioni non è naturale. Quando vado fuori stagionalità, perché uno dice il mercato mi chiede questo prodotto, se naturalmente quel prodotto questa stagione non ci deve essere, non c'è. E quindi ci si alimenta in maniera diversa. Ultimo punto che andremo poi a sviluppare lì sarà quello di fare in modo che questa sia una farmacia di prevenzione, che vuol dire domani quando poi rientriamo a Genova io ho un incontro con una dozzina di medici che poi si aggregano a questo progetto. Farmacia di prevenzione vuol dire che il medico ti spiegherà come utilizzando i prodotti del naturale, quindi dell'orto, ti curi preventivamente, nel senso, o meglio ti assisti in maniera tale di non cadere mai nella fase della cosiddetta malattia. Questo deve essere il concetto. Direi che siamo più che a posto, finito. Grazie, grazie. Mi riprendo. Faccio un commento che quando si parla di moneta si parla di riserva di valore. In questo caso è la terra, è il cibo, è la riserva di valore. Certo. Quindi è un concetto del tipo avanzatissimo del, e loro hanno con questa iniziativa al momento che hanno questo terreno da, da rendere avamposto di futuro, lo stanno facendo al massimo della, del concettuale. Quindi se tu vuoi darmi gli euro io non li voglio, io voglio che tu capisci quello che facciamo. Mi puoi pagare solo in solidarietà, io ti pago solo in solidarietà, che per caso è lo scecco, ma poteva essere a bracci o conchiglie. C'è qua? Sì, devi solo accenderlo. Mi sono dimenticato una cosa che è la più importante. Noi siamo aderenti a un'area che si chiama Campi a Genova, dove i tornelli dei, della grande distribuzione, lì c'è, in quell'area c'è Leroy Merlin, Ikea, Decathlon, Unieuro, c'è tutto. La maggior parte di questi hanno i tornelli che contano le persone. Quell'area lì muove 18 milioni di persone all'anno, quindi il passaggio in quell'area è spaventoso, e ha tre caselle autostradali che fanno affluire a tutte le altre province la gente lì. Quest'area c'ha una piazza dove c'è installata una pressa del 1900 che era dell'Ansaldo di Genova ed è la più grande pressa mai costruita al mondo, ed è lì come emblema di questa, perché lì prima era tutta un'area industriale non commerciale, adesso non c'è neanche più l'industria, tutto è commerciale. Questa piazza all'interno c'ha un'edicola di giornali che era stata messa 5 o 6 anni fa ma non è mai stata utilizzata perché non è il posto dove si vendono i giornali. Il proprietario ha avuto dal comune un ordine di demolizione, io ho chiesto a suo tizio se mi dava questa edicola e abbiamo fatto ieri l'accordo, gliel'ho
l'ho permutata con 3.000 check, perché lui ha un bar e gli ho detto con i 3.000 check ti viene a prendere le foglie di insalata, fai i panini, e a lui gli è andata bene, e quindi ci ha fatto l'edicola. Adesso, da prima delle feste di Natale, la faremo come punto di formazione otto collettivo e check, perché è al centro della piazza, quindi gli abbiamo tirato il pacco dandogli 3.000 check. Non sapeva cosa fosse, non ci è caduto anche lui, perché emotivamente lo ha convinto. Vieni Antonio, sto seguendo l'ordine di cui vi siete seduti senza... Vai. Salve a tutti. Allora, il mio è uno tra gli esempi più piccoli forse di Arcipelago Shack, perché sono uno degli ultimi arrivati. Sono entrato in Arcipelago Shack nel 2012 come un semplice accettatore, quindi la mia azienda è una piccola, cioè un piccolo centro stampa digitale che fa anche assistenza di computer, e siamo diventati subito dei super attivisti sul territorio, nella zona di Viterbo. Abbiamo cercato di diventare punto shack, di cercare di far capire il significato di questo foglietto di carta colorato, e abbiamo cercato quindi di creare subito una rete di commercianti sul territorio, e la cosa ha funzionato, diciamo, abbastanza bene, e siamo diventati ovviamente dei super accettatori di questo buono locale di solidarietà. E nell'accettarli così tanti abbiamo trovato, come tutte le aziende che partecipano ad Arcipelago, magari la difficoltà di accumularne troppi e non sapere cosa farne, ma per me, diciamo, non è stato mai un problema, diciamo, pensarlo comunque come un'effettiva moneta complementare e cercare di sfruttarla al meglio, come se avessi avuto degli euro in tasca. E siccome comunque nella nostra filosofia aziendale abbiamo sempre cercato di fare al massimo politiche del riuso, quindi di ridurre al massimo gli scarti di stampa, ridurre al massimo il consumo energetico, i nostri computer, il nostro internet point consuma meno di 50 watt, comprensivo di tutto, sono piccole scommesse quotidiane che si cercano di vincere. E anche nel riutilizzo dei computer abbiamo pensato bene di utilizzare lo shack come strumento per incentivare una politica del riuso. Ci sono dei comuni che fanno da anni battaglie sulle politiche del riuso, riescono ad arrivare a un percentuale di raccolta differenziata allucinante, ma hanno avuto effettivamente un rapporto sul territorio partecipativo con i cittadini. Noi a Viterbo troviamo invece una difficoltà enorme, perché abbiamo comunque dei contratti capestro con le aziende che fanno recupero di materiale ingombrante. Abbiamo pensato di dare un esempio dal basso con la nostra azienda, dicendo: ma perché ciò che può essere una materia prima seconda, rifiutandoci proprio dell'idea che si tratti di un rifiuto, ma si tratti invece di una cosa riutilizzabile, poteva essere in qualche maniera monetizzata e stimolata. E allora abbiamo pensato di utilizzare lo shack, gli shack che non riuscivamo a spendere comunque in toto all'interno del circuito degli accettatori, che comunque malgrado tutto sta crescendo e sta accettando sempre di più la possibilità di utilizzare questo meccanismo. E abbiamo pensato di acquistare i computer al costo di 2 shack al chilo. E abbiamo cominciato a spendere molti shack, perché abbiamo speso solo nell'anno scorso 1.400 shack, togliendo praticamente dall'immondizia o anche da cestoni, diciamo, degli ingombrianti, quasi 700 kg di computer, che abbiamo trasformato non solo in computer riutilizzabili, magari con dei sistemi operativi open source, e abbiamo dato la possibilità quindi di far capire sia al cittadino che portava il computer che non solo stava facendo un'opera buona nel discorso della politica del riuso, ma acquisiva un buono sconto che poteva essere utilizzato nella comunità.
Questa cosa funziona anche in uscita, nel senso che quando rivendiamo un computer risistemato lo rivendiamo a un prezzo forfettario di 50 euro, perché comunque c'è una manodopera, un know-how, una conoscenza nella risistemazione che va in qualche maniera remunerato, ma il valore poi del computer in generale non viene rivenduto in euro, ma viene rivenduto comunque di nuovo in SHEK, e quindi viene rivenduto sempre al prezzo di 2 SHEK al chilo. Questa cosa, quindi, sia in entrata che in uscita, consente di contattare almeno 2 persone e quindi di creare economia circolare sul territorio e di far capire che comunque quel pezzo di carta colorata è diventato uno strumento in cui l'atto di solidarietà che tu fai come cittadino nell'istante in cui eviti di inquinare il tuo territorio e lo porti in un'azienda sana che prova in qualche maniera a innescare un antivirus in un sistema dove il sistema è sbagliato sostanzialmente, perché tutto ciò che noi andiamo a buttare è la perdita di un valore aggiunto importante in qualsiasi prodotto che noi realizziamo. Lo SHEK in questo caso riesce a monetizzare ciò a cui noi non diamo più valore, perché lo cestiniamo. Questa è una cosa molto importante secondo me nell'utilizzo dello SHEK, quindi nelle politiche del riuso, perché riesce a monetizzare ciò che probabilmente non riusciamo a monetizzare più o comunque a non attribuire un valore. Questa cosa però, che sembra poter aver trovato un fine solo nella nostra azienda, in realtà poi abbiamo capito che se rimaneva solo lì era un po' sterile come progetto. E allora, siccome sul territorio di Viterbo siamo comunque in comunicazione con una banca del tempo che si chiama Bittime, e all'interno delle banche del tempo uno dei progetti principi è quello del caffè delle riparazioni, dove praticamente ogni persona, proprio nell'ottica del dono, anche sullo SHEK il messaggio principe è dal denaro al donare, si dona la propria competenza agli altri, cercando di far capire per esempio come riparare un oggetto che di solito viene messo in disuso. E quindi ci siamo inventati un corso di disassemblaggio e rigenerazione dei PC, a cui è aperto a tutti, aperto dal bambino di 15 anni che viene lasciato magari dalla madre da noi per evitare appunto che stia appiccicato a una PlayStation tutto il giorno, una slot machine ancora peggio, oppure alla persona che di fatto ha perso un lavoro e che quindi trova in questo lo stimolo comunque per rifarsi, quantomeno per acquisire una conoscenza e poi pian piano magari per poter creare un lavoro. E in tutto il corso è stato finanziato solo ed esclusivamente con l'acquisto di computer usati sempre con lo SHEK, e tutte le attrezzature all'interno sono state finanziate quindi con questo processo di recupero. E quest'anno si passa alla fase 2, diciamo, quindi, che è quella più entusiasmante secondo me, perché quindi il progetto continua ad avere una sua crescita. E quest'anno, in un progetto chiamato di Temporary Office, in cui abbiamo coinvolto il CEIS, la Caritas, il GAVAC, sono tre associazioni che si occupano di ex alcolisti, ex tossicodipendenti, giocatori d'azzardo, ex carcerati, quindi in un percorso di recupero e reinserimento nella società faremo il corso di disassemblaggio e rigenerazione di PC a queste persone, con lo scopo, speriamo di riuscirci, di creare una prima cooperativa a Viterbo, o comunque un'associazione, vediamo poi la formula più adatta, ma che comunque vada nell'ottica di riusare il più possibile. Quindi per ora partiamo col discorso del riuso dei PC, ma è ovvio che questa cosa può essere estesa a qualsiasi ambito delle politiche del riuso, e quindi se lo SHEK può diventare uno stimolo per incentivare ciò che alcuni comuni magari hanno fatto con enormi battaglie, quindi anche con enormi difficoltà nel comunicare con i cittadini quanto fosse importante non gettare via nulla, lo SHEK in questo può essere un acceleratore e quindi un mezzo, così come è scritto sul mezzo SHEK. Portati il tuo nome. Marco Polverari, nostro socio di prima data, e artefice di un progetto di
connettività, e quindi è nato un progetto di, che si stacca da noi, ma diventa, è parte di noi ovviamente, perché c'è lo Shack dentro, e quindi ancora una volta lo Shack usato come quello che è uno strumento. Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, Noinet è nata per cercare di andare a dare una soluzione, un altro modo di vedere come fare impresa nella gestione di un bene comune, in questo caso il bene comune delle telecomunicazioni, in quanto ormai la storia, le esperienze abbiamo vissuto sulla nostra pelle, esperienze di tipo da una parte statalista, dove c'è la mamma Stato che gestisce i beni comuni, quindi pensiamo alla Telecom di una volta che ci portava, che ci ha portato il telefono nelle case. Negli anni siamo passati da un eccesso di statalismo con tutti pregi e difetti, e quello insomma ognuno di noi li ha utilizzati, noi o nel passato o genitori, nonni, dall'altra siamo passati a un eccesso di privatizzazione di questo bene comune, e quindi nell'avvicinarsi soprattutto di chi aveva grandi disponibilità economiche, quindi grande quantità di denaro, che ha di fatto ho preso il controllo e la gestione del bene comune, in questo caso appunto ripeto parliamo delle telecomunicazioni. Quindi alla luce di questo abbiamo cercato di percorrere, abbiamo cominciato a percorrere la terza via, una via che si pone in mezzo tra queste due. Quindi abbiamo detto, perché non provare a realizzare e a gestire un bene comune come le telecomunicazioni, come un'infrastruttura, come una rete cittadina, in questo caso appunto per portare la banda larga, in un modo dove ci andiamo a finanziare noi stessi come cittadini, quindi mettendo a disposizione i nostri mezzi. Nel caso di Noinet portiamo la banda larga con il wireless, quindi senza fili, utilizzando dei piccoli router, gli stessi router che utilizziamo nelle nostre case, solamente possono stare all'esterno, li possiamo montare sui tetti delle nostre abitazioni, e quindi questi router ricevono il segnale dal nostro vicino di casa e lo trasmettono all'altro vicino di casa. In questo modo, tanti router connessi fra di loro, abbiamo realizzato una rete, un'infrastruttura che ci ha reso in certo modo, in certo senso, come ho sentito parlare precedentemente, sovrani del bene comune delle telecomunicazioni. Quindi l'infrastruttura ha reso obsoleta l'infrastruttura attuale, o noi la chiamiamo già precedente, che è quella del doppino telefonico, perché come cittadini ci siamo costruiti questa infrastruttura dove il portatore di interesse, la lobby, non è come negli altri due casi, da una parte lo Stato oppure speculatori finanziari che hanno investito e giustamente dal loro punto di vista devono trarne il vantaggio, che è un vantaggio economico di denaro, perché hanno versato del denaro, quindi denaro che deve generare per forza di cose altro denaro. Nel nostro caso l'interesse, il portatore di interesse del socio di Noinet, del cittadino che utilizza la sua rete cittadina, è quello di avere, indietro un servizio di qualità, di altissima qualità, a un basso costo, perché gli utili non devono andare a soddisfare le esigenze dell'investitore finanziario, ma i nostri investitori siamo noi stessi, siamo investitori di noi stessi, perché con una quota di capitale sociale che viene versato, che attualmente è di 200 euro, quindi anche rimborsabile, uno lo può prendere indietro in qualsiasi momento, perché proprio utilizziamo la formula dell'azionariato diffuso, quindi capitale sociale versato dal portatore di interesse, in questo caso dal cittadino che vuole una connessione a casa di alta qualità a basso costo. Quindi questo capitale sociale viene utilizzato per comprare gli apparati, per configurarli e per installarli. Una volta collegati fra tutti quanti,
Tutta questa rete poi è collegata come compagnia telefonica. Nel tempo ci siamo costituiti in cooperativa, dopodiché anche vera e propria compagnia telefonica, quindi iscritti all'albo al ROC e quindi all'albo delle compagnie telefoniche, e quindi scambiamo i nostri dati anche con le altre compagnie telefoniche. Quindi la nostra rete Noinet è in rete anche con Telecom, Wind e le altre multinazionali. Quindi la mia email la posso mandare o normalmente in giro per tutto il mondo. Ecco, questo è quello che abbiamo sperimentato e stiamo vedendo che ha successo. Una cosa che interessante magari da questo tavolo di lavoro, capire come mettere in rete, e il nostro piacere sicuramente è aiutare alla replicabilità di questi progetti. Quindi in primis frattutto utilizziamo lo SHEC. Abbiamo avuto dall'arcipelago SHEC 100.000 SHEC accreditati sul conto di Noinet, dei soci di Noinet, che vengono utilizzati per riconoscere il lavoro dei volontari di Arcipelago SHEC. In più li incassiamo anche dal nostro abbonamento nel 10%, quindi il canone telefonico o la mia bolletta, il mio abbonamento telefonico lo posso pagare al 10% SHEC, che vuol dire 18 euro e 2 SHEC. Per alcuni volontari che dedicano parecchio tempo all'attività e alla crescita di Noinet, questa percentuale è addirittura del 100%, quindi ricevono da Noinet 100 SHEC al mese, e di questi 100 SHEC al mese 20 li spendono per pagare l'abbonamento. Gli 80 euro ci auguriamo che riescano sempre nel tempo a spenderli sempre di più, 100, 200, 300 euro al mese. Quindi se siamo qui oggi forse è questo, cercare anche di capire come interagire fra di noi per aumentare la circolarità di questa moneta della solidarietà. Un'altra esperienza al quale ci siamo interessati è, stando nel Lazio, è il Tibex, che è il cugino, il fratello del Sardex, con appunto Franco, e niente, ci piacerebbe anche capire come loro in Sardegna e in Italia stanno facendo per replicare il progetto e come mettere in sinergia questi progetti. Grazie mille. Francesco Filini è per noi un esperimento di collaborazione, anche lui si porta il suo nome dietro, di collaborazione con gli enti, in questo caso con la municipalità di Roma capitale del Comune di Roma, e perché chiaramente la nostra aspirazione è quella di poter colloquiare in modo sempre più diffuso con enti e comuni, e lui è stato una delle, no, non è più la prima vera collaborazione operativa, proprio di intenti, lavoro, stai sul territorio, fai le cose, prepara i documenti, cerca di fare, quindi è stata un'esperienza di cui facciamo tesoro per replicare ulteriormente. Qui abbiamo Francesco. Grazie Luca, grazie per l'invito e complimenti per aver organizzato un convegno in un luogo molto importante, che è quello della Camera dei Deputati, per parlare appunto di moneta locale e di esperienze territoriali a cui ha dato vita la cittadinanza attiva. Io vorrei raccontare brevemente, col poco tempo insomma che cercherò di occupare, qual è stata l'esperienza e quali sono state le motivazioni che hanno portato un amministratore di una municipalità romana, perché per chi non è di Roma dovete sapere Roma era suddivisa in 19 municipi prima e oggi è suddivisa in 15 municipi, ha milioni di abitanti la capitale ed ogni municipio
a centinaia di migliaia di cittadini da gestire. Io tra il 2008 e il 2013 ho ricoperto il ruolo di assessore alle politiche sociali e alle politiche scolastiche per una di queste municipalità, che è quella di Montesacro, che ha circa 250.000 abitanti, quindi parliamo di una cosa come il 13° comune d'Italia, ecco. E nel 2010 già io mi accorsi che rispetto ai primi 2 anni in cui ero in carica, il bilancio della municipalità, dell'allora quarto municipio, oggi è diventato terzo nella ridefinizione, il bilancio diminuiva progressivamente, ovvero di anno in anno, anche vedendo le annualità precedenti, il bilancio andava sempre a scendere. Parliamo di voci importanti di capitolo di spesa come quella dei servizi sociali, dove bisogna rendere ai cittadini bisognosi dei servizi molto spesso essenziali. A fronte di questo calo del bilancio invece avevamo una curva inversa, che era quella dell'aumento della domanda di accesso ai servizi, perché la crisi già nel 2010 cominciava a mordere pesantemente le istituzioni, i territori, finché insomma poi abbiamo visto con l'aggravarsi è diventata sempre più sistemica, appunto sempre più pesante e impattante, e la curva di cui parlavo prima, ovvero la diminuzione delle risorse da parte delle pubbliche amministrazioni, ha continuato a scendere. Quindi di fronte a uno scenario che già allora insomma si sentiva catastrofico, perché hai i cittadini che chiedono più servizi, hai meno fondi a disposizione, hai una serie di problematiche che si cominciano a affacciare nel territorio, cominci a porti qualche domanda e a cercare delle soluzioni. Anche io, da buon auridiano, da buon seguace del professor Auriti, ho cercato delle esperienze simili a quella che aveva provato a dar vita al professor Auriti lì a Guardia Grele, e mi imbattei così per caso su internet con l'esperimento dello SHEC. Da allora ho conosciuto una serie di persone, tra cui Luca, Pierluigi Paoletti, insomma, e tanti altri, con cui è nata questa collaborazione, questo percorso che in alcuni casi è diventato anche un percorso di amicizia, no? Quindi quando si aprono le porte a qualcosa di importante anche a livello personale, ci si guadagna, perché si incontrano esperienze che vengono da cammini magari differenti, ma che hanno in comune molto più di quanto uno possa pensare. Fu così che allora, da amministratore locale, pensai a come mettere a sistema un'esperienza che già aveva fatto un certo percorso, e da lì cominciai a accorgermi quali sono le difficoltà che possono trovare gli enti locali oggi per introdurre un mezzo di scambio che possa facilitare un pochettino la vita dei cittadini. Però cominciammo a prendere e a bollare, credo che sia stato l'unico caso finora, gli SHEC con il sigillo, con lo stemma del Comune di Roma. Questo non perché l'istituzione voleva mettere un imprimatur sullo SHEC, ma perché bisognava comunicare a parecchi cittadini, e vi ricordo ancora, parliamo di centinaia di migliaia di persone che nulla sanno della moneta, nulla possono pensare a ciò che è dietro, perché il problema di oggi, è uno dei problemi fondamentali di oggi, è che veramente consideriamo il denaro come un elemento appartenente alla natura, esattamente come l'albero, come l'orto, come l'aria e come l'acqua, perché da quando nasciamo il denaro circola e automaticamente pensiamo che faccia parte della physis e non del nomos. In realtà il denaro sappiamo benissimo che è un'invenzione umana, quindi è stata introdotta dall'uomo nella vita quotidiana per facilitare gli scambi, e quindi la gente non sa assolutamente nulla di che cos'è il denaro, di come funziona il denaro e di tutto ciò che ci sta dietro, e qui potremmo veramente parlare all'infinito. Per cui cominciamo a mettere questo sigillo e ad aprire nelle sedi del municipio degli sportelli SHEC, perché
Ad oggi una delle difficoltà credo che possa incontrare lo SCEC laddove pretenda o veramente aspiri a diventare un progetto di sistema di più ampia portata e non rimanere un progetto con degli esperimenti bellissimi che sono veramente da pubblicizzare in ogni dove, da raccontare in lungo e largo in Italia ma credo anche in tutta Europa, ma sono sempre progetti, microprogetti che per definizione non riescono ancora a diventare sistema. E quindi mettendo nell'istituzione locale, che è il luogo in cui tutti i cittadini ancora oggi, nel bene e nel male, sono costretti a riconoscersi, lì si poteva già incontrare un dipendente comunale che poteva erogare, poteva iscrivere le persone che si presentavano e facevano richiesta all'arcipelago SCEC e corrispondere i 100 SCEC iniziali che vengono accreditati. Quello già fu un passo avanti perché alcune persone andarono a chiedere in municipio che cos'era questo SCEC e quindi già destava curiosità. Il passo successivo è stato anche quello di declinare, di raccontare il più possibile con i pochi mezzi a disposizione che si hanno su un territorio così ampio come quello di una municipalità romana, di raccontare che cos'è e come funziona lo SCEC. Vi lascio immaginare quante difficoltà possano esserci a raccontare, ma io ci rimetto, io come faccio, io poi che ci faccio, faccio le pizze, mi tengo tutti questi pezzi di carta, ma qualcuno poi ci guadagna, c'è sempre qualcuno che mi frega, insomma non vi dico le cose che si sono sentite nel corso dei mesi e degli anni in cui abbiamo portato questo progetto nel territorio. Poi siamo passati agli step successivi, ovvero quello di raccontare prima il progetto, sensibilizzare le piccole realtà locali, fino ad arrivare addirittura a finanziare dei progetti per far sì che tutto ciò diventasse sistema. E due progetti abbiamo finanziato, uno legato ai mercati rionali e l'altro appunto a Noinet, che prima veniva raccontato da chi mi ha preceduto. E abbiamo preso dei soldi dei contribuenti, dei cittadini, e li abbiamo investiti, parliamo di pochi denari, non di chissà quanto, però erano sufficienti a dare il via a questi progetti, li abbiamo investiti per rianimare ad esempio uno dei mercati rionali in estrema periferia, che è il quartiere della Serpentara Fidene per chi conosce un pochino Roma, che stava letteralmente morendo perché nel nostro territorio è stato apposto negli anni passati uno dei centri commerciali più importanti d'Europa, parliamo di Porte di Roma, faccio nomi e cognomi, prima ho sentito delle cifre analoghe. Ecco, questo centro commerciale che è situato a Roma Nord, sulla direttrice della via Salaria, fa circa 20 milioni di accessi annui, soltanto un centro commerciale, ce ne sono una serie di centri commerciali sul municipio e tanti altri su Roma. Sul territorio nazionale, quando mi capita di andare in giro per l'Italia, vedo che la prerogativa di ogni città è quella di avere almeno un Ikea, almeno un Decathlon, almeno un Leroy Merlin, eccetera eccetera, tutte queste marche che conosciamo. Ecco, questi centri commerciali sono dei centri che drenano letteralmente via la liquidità al territorio, all'economia reale, e la trasportano nell'economia finanziaria, dove i soldi spariscono e ci vengono restituiti a debito, dando vita ad un circuito veramente assassino per tutto ciò che è l'economia locale. E di fronte al sorgere di questi centri di drenaggio della liquidità, le botteghe di prossimità e i mercati rionali, dove si trovano appunto cibi diciamo di qualità molto superiore rispetto a tutti quelli della grande distribuzione organizzata, ovviamente ne risentono. E abbiamo appunto finanziato questo progetto per un mercato rionale, chiamandolo Empori Locali, con l'aspirazione di mettere in collegamento un centro di vendita, che è quello del mercato rionale, con
tutti quanti gli agricoltori dell'Interland romano e anche romani, perché anche a Roma ci sono delle realtà che producono. Quindi mettendo a sistema il produttore, il venditore e il consumatore, le cosiddette tre gambe che tengono in piedi il tavolo del commercio locale le abbiamo rimesse insieme. L'esperimento è andato avanti per un po' di tempo, è piaciuto soprattutto alle persone anziane, che sono quelle che diciamo hanno tratto più beneficio e purtroppo sono le uniche che ancora vanno in questi mercati rionali, non avendo diciamo facilità d'accesso ai grandi centri di distribuzione. E così abbiamo dato vita a questo primo progetto reale, che aveva la presunzione, dico aveva perché ad oggi il progetto non c'è più, perché uno dei limiti che abbiamo noi italiani è che quando cambiano le amministrazioni tutto ciò che ha fatto l'amministrazione precedente deve essere diciamo distrutto a prescindere, non si guarda il contenuto, spesso si guarda sempre soltanto il contenitore, e questo è un limite. Con questo progetto siamo riusciti a veicolare, non so esattamente quanto, ma parecchi check, parecchi nuovi soci, e soprattutto abbiamo proiettato su internet, su un sito che è www.emporilocali.it, un modello di distribuzione che possa comprendere un mezzo alternativo che può diventare sistema. L'altro progetto, lo raccontava prima Polverari, è quello di Noinet. Abbiamo finanziato una dorsale di antenne Noinet su questo territorio, che poi ancora oggi devono ancora conoscere la fase di espansione, che spero vivamente accada in tempi brevi. Però abbiamo messo dei soldi come municipio per far sì che queste antenne Noinet raggiungessero centri anziani, raggiungessero cittadini, scuole e tutto ciò che può essere collegato in un ampio territorio. Queste sono in pochissime parole, perché veramente ci sarebbe tanto da raccontare, i progetti che abbiamo declinato su un territorio romano e che spero un domani possano essere declinati su tutta la città di Roma, ma su tutte le città d'Italia, ma perché no ovunque, perché è un'idea, prima Luca hai detto una cosa giustissima, che molto spesso è molto ancora al di sopra di noi. Noi siamo gli attori che devono far sì che questa idea possa incarnarsi, e in alcuni casi magari ancora non ne siamo all'altezza, però spero che ci guadagneremo sul campo con parecchia forza di volontà, insomma riusciremo a declinare questo progetto. L'ultima cosa che voglio aggiungere, che ho sentito con molto interesse l'intervento del dottor Battisti, che diceva che le realtà locali, gli enti locali, il governo locale deve cedere sovranità alle comunità. Questo è sicuramente vero, però io vorrei cambiare la prospettiva. Credo che oggi debbano essere i cittadini a riconquistare la sovranità, perché è un loro diritto, è una cosa che gli spetta, e per far questo devono ancora maturare la consapevolezza che qualsiasi governo, qualsiasi multinazionale, qualsiasi ente che si erge a controllore delle comunità non è nessuno se non ha il consenso della comunità, ovvero il centro commerciale di per sé, che è per come lo vedo io un centro economicida per le comunità locali, non è nulla se i cittadini smettono, avessero la consapevolezza di non andarci. Quindi dipendono alla fine sempre dalle comunità locali, per cui questa riconquista della sovranità deve necessariamente partire dal basso, deve necessariamente arrivare a conquistare gli enti locali, ma soprattutto bisogna far sì che il governo e le istituzioni superiori al governo, quindi parliamo delle grandi istituzioni europee, compresa la Banca Centrale Europea, loro si perdano sovranità, loro si cedano sovranità alle istituzioni locali, perché uno dei problemi che può avere oggi un amministratore per introdurre un mezzo di scambio non alternativo ma complementare all'economia locale
è quello di non avere la possibilità di iscrivere nel proprio bilancio questo mezzo di scambio. So che più volte è stato tentato in questa legislatura in corso, e spero che vada avanti, la possibilità di far sì che ai comuni venga concessa, uso una parola per me inappropriata, quello che in realtà è un diritto, venga concessa la facoltà di iscrivere nei propri bilanci un mezzo di scambio complementare a quello corrente, perché se non ridiamo agli enti locali questa possibilità, tutti questi progetti che oggi sono stati parzialmente forse raccontati in questa bella mattinata rimarranno purtroppo dei progetti di nicchia e non diventeranno mai di sistema. Credo che la sfida che dobbiamo avere, chi ha maturato ormai questa consapevolezza, sia quella di far sì che tutte quante queste idee, queste micro progettualità, questi modellini possano realmente far scuola e diventare sistema, perché sono loro ormai l'ultima speranza per il nostro bel paese. Vi ringrazio. Grazie Francesco. Abbiamo ancora una cinquantina di minuti, raccoglierei da voi se avete delle osservazioni, e io mi sono segnato tutte le disponibilità e le proposte che sono state fatte dai nostri compagni di viaggio, perché ovviamente combaciano, come io mi immaginavo, combaciano in modo molto netto, quindi abbiamo solamente bisogno di sentirci, di parlarci, confrontarci, decidere passi, decidere progressione di proprio prospettiva, tanto così che noi questa cosa la facciamo, ma la facciamo, e la vedo già realizzata in realtà nella mia mente in questo momento, e bisogna procedere. Qualcuno vuol dirci qualcosa? Se avete domande da questa bellissima platea tutta attenta. Ok, significa che siamo stati chiarissimi. Tirando le somme, i punti principali con cui chiuderei questo nostro incontro è che ciascuno di noi sta generando una rete, ciascuno di noi sta generando una rete nella quale le attività che noi facciamo si basano sulle azioni quotidiane e sulla fiducia reciproca. Il nostro obiettivo deve essere sovrapporre le nostre reti, far sì che noi siamo in grado di adottare i progetti altrui. Noi ci interfacciamo con le amministrazioni, sempre cerchiamo di farlo sempre di più, e interfacciandoci parleremo e racconteremo, diciamo, in che modo noi ci mettiamo d'accordo su come portarlo avanti, però faremo questo tipo di iniziativa. Ugualmente voi avete a che fare con le amministrazioni e con la gente e con le aziende, fare in modo di raccontare sulla base di ciò che ci diremo successivamente quello che stiamo facendo, in modo tale che non sarà possibile fare A nell'area B, ma sarà possibile che A dica: guardate che voi in questo momento potete fare B, C e D, perché la voglia è siamo obbligati a fare questo tipo di lavoro, siamo obbligati, cioè non è che dici facciamo, no, siamo obbligati, perché lui ci ha raccontato che dobbiamo farlo, perché i cambiamenti sono... Normalmente se avessimo parlato di cambiamenti climatici avremmo raccontato qualche tragedia successa mesi prima. Oggi ogni settimana parliamo di abbiamo l'esempio del giorno prima, di un ponte che se n'è caduto, di una ferrovia che se n'è caduta perché ha piovuto un po'. Quindi sappiamo benissimo che dobbiamo porci in modo anche diverso, non cercare sempre lo scontro ma cercare il confronto, capire gli altri. Questa è un'acquisizione culturale importante, perché siamo stati sempre abituati a scontrarci, perché io ho fatto una cosa e tu non mi stavi capendo, di parlare e non ascoltare.
Io vedo qualcuno ha postato su Facebook il futuro, una foto di questo tavolo, cioè il futuro che vorrei, il futuro che vorremmo, perché ci siamo in lusinga ovviamente, però vedo che ci sono tutti gli elementi e soprattutto, per esempio, io ho parlato di arcipelago ma non vi ho detto dello shack. Lo shack è accessorio, non c'entra niente, non vale niente, siamo noi che stiamo facendo, così come ogni nostro strumento è uno strumento, siamo noi che lo stiamo facendo. Usiamo dei coltelli, dei piedi di porco per aprire le porte e guardarci dentro e vederci il bello e vederci il futuro, vederci le possibilità e vederci lo stare insieme. Quindi non so come sono stato come moderatore, facilitatore di questo tipo di incontro, ho improvvisato, che non l'ho mai fatto, però sono davvero molto contento perché ho visto tanta conoscenza di ciò che è successo negli anni scorsi e tanta lucidità nel pensare le cose che dobbiamo fare. E poiché siamo obbligati a farlo, perché abbiamo tanti di noi capito, abbiamo solamente un terreno fertile per poter far girare il moto in modo diverso e poi essere di esempio, perché davvero molte cose che noi facciamo ce le copieranno, perché stiamo tirando fuori una vita, uno spirito, stiamo tirando fuori una visione che ci piacerà, quindi è anche un bel momento da vivere questo qua. Grazie a tutti, se avete domande, Diana, siamo qua. C'è Alberto, lei è Alberto, vero? Io sono Alberto, vero. Dunque, ringrazio, a me fa molto felice vedere questi incontri e vedere che c'è la volontà di parteciparvi. Giustamente, insomma, questi incontri generano delle aspettative e l'aspettativa è che si prosegua in questo percorso. Ora, io ho apprezzato, conosco sufficientemente bene le varie reti, tra queste Italia che cambia ha dato prova di avere un approccio effettivamente universale, no? E riuscendo a guadagnare la credibilità di ciascuno degli interlocutori mettendosi in un'ottica di ascolto e di riconoscimento. Ora, per che le aspettative non diventino timori e delusioni eccetera, semplicemente mi piacerebbe promuovere una maggior conoscenza. Dicevi bene tu, Luca, insomma, capire non è comprendere, comprendere vuol dire prendere insieme, insomma, di quelli che sono gli strumenti, le iniziative che sono state delineate oggi, insomma. Ci sono dei tavoli che promuove l'Italia che cambia proprio per cercare di creare sinergie tra realtà che per esempio operano in ambito economico. Oggi stesso ci sono stati dei momenti in cui si vedevano, no, queste sinergie possibili. Il dottor Bengasi prima parlava di questo strumento di promozione, insomma, del riciclo delle bottiglie di plastica e veniva naturale pensare, sai, che potrebbe essere fatto dire, insomma, esattamente un'altra delle reti esistenti. E quindi semplicemente questo, un ringraziamento e una richiesta di andare più a fondo, perché sono strumenti, ognuno di questi, differenti, con funzionalità differenti e che riescono a fare un pezzetto, insomma, di qualcosa che per forza di cose, come ci ricordava Cristiano, deve essere visto in un'ottica sistemica. E direi che è tutto, insomma. Grazie. Grazie. Quando noi cominciammo con l'arcipelago, facemmo il nostro statuto dell'associazione di Masanillo, stavamo scrivendo lo statuto leggermente brilli, e quindi c'era i tipi di soci che dovevamo avere, c'era il socio accettatore, quello che accettava gli scecchi, il socio fruitore, quello che li poteva spendere ma non incassava da pubblico, quindi un dipendente, uno studente eccetera, e poi ci mettemmo il socio ciucciuettolo, cioè il socio che è quello che ti dice sì ma non funziona. Tutti quanti li conosciamo, dove proponiamo una cosa, non è ambiente, quindi cioè, sì, interessante, no, tu sei, però non funziona. Sono quelli che la definizione era colui che
aderisce al progetto ma sostanzialmente non lo sposa e non aspetta altro che fallisca per poter dire l'avevo detto che non funzionava. Un po' tutti l'abbiamo vissuto questa cosa, noi ci divertimmo a metterlo nel nostro statuto iniziale, però non sarà lo SHEC, perché noi siamo solamente persone che fanno delle cose, ma tutto questo, l'oro, l'orto, noi net, Francesco Fidini con l'amministrazione, tutto quello che possiamo amplificare da questo, sta funzionando, è ovvio, possiamo stare alla borsa piena di critiche sul nostro lavoro, sui errori che abbiamo fatto, ma è un sentiero che non c'era, quindi l'abbiamo battuto noi, siamo inciampati, siamo caduti, siamo rialzati, l'abbiamo fatto. Scusi, no, aggiungo giusto una cosa, visto che appunto Alberto citava questi tavoli tematici. No, è interessante, noi appunto girando per l'Italia, conoscendo tutte queste realtà, ci siamo accorti che a volte le barriere reciproche sono più un pregiudizio che abbiamo perché siamo convinti che sia così. Siamo convinti che gli altri non vogliono collaborare con noi, che magari non gli stiamo simpatici, che pensano che siamo diversi, e spesso girando proprio fisicamente, conoscendo le realtà, dicendo ma lo sai che qui vicino c'è quest'altra persona che fa una cosa che magari ti potrebbe interessare, ci siamo resi conto che eravamo un vettore di collaborazioni che nascevano, sinergie eccetera, e che poi quando le persone si incontravano, si trovavano nella stessa stanza, attorno allo stesso tavolo, era molto più semplice di come sembrava poi mettersi a collaborare e fare delle cose insieme. E per cui sì, semplicemente il discorso di questi tavoli tematici non sono altro che una serie di documenti che abbiamo voluto scrivere in maniera partecipata, chiamando oltre 100 realtà di tutta Italia a riflettere su alcune tematiche, sono stati anche, forse soprattutto, un esperimento di collaborazione, cioè di chiamare persone magari da quello che dall'esponente di una grossa associazione alla persona invece che ha una piccola realtà che però è molto attiva sul proprio territorio eccetera, metterli insieme e vedere cosa succedeva. In realtà sono stati nella stragrande maggior parte dei casi un successo, nel senso che poi appunto emerge che poi c'è un humus, un sentire comune da parte di tutte queste iniziative, che poi si declina in tante maniere a seconda del territorio, a seconda della diversità, che è una grande ricchezza fra l'altro, non è che dobbiamo tutti pensarla nella stessa maniera, però poi quando si parla, quando c'è il rapporto personale, quando ci sono le relazioni umane, poi in realtà le barriere si abbassano e collaborare è molto molto più facile. Ma allora, innanzitutto anch'io volevo ringraziare tutti coloro che hanno permesso questo convegno, è stato interessantissimo. Io faccio parte di Arcipelago dal 2010, condivido assolutamente tutto quello che ha detto il Presidente, non perché il Presidente, ma perché lo condivido veramente, tutti i contenuti, quindi lo ringrazio in particolare anche lui. A me piace molto, rispetto allo SHEC, questo concetto, un concetto proprio perché riguarda lo strumento. Io ho sempre visto lo SHEC, attraverso tutte le esperienze che sono state raccontate qui, come una sorta di catalizzatore di processi sociali, di processi di solidarietà. Nel sociale, voglio dire, trasversale a tutti i luoghi che sono stati raccontati, quindi la piazza, la città, le cooperative. Mi ha fatto molto piacere la disponibilità che ha dato Sardex a dire sul sociale perché non vediamo come collaborare. Secondo me sarebbe importante, perché andremmo a toccare uno dei limiti che hanno tutte le esperienze sociali. Io sono stato 10 anni, sono stato uno dei promotori di una delle cooperative, delle prime cooperative sociali in Italia, che sono nate a Capodarco, quindi ero uno dei responsabili di una delle cooperative. Quindi il problema del sociale, il problema di tutti gli associazionismi del terzo settore è sempre quello che alla fine ognuno vuole curare il proprio orticello e ha difficoltà a fare veramente rete.
Ma se si facesse un passo in avanti sul fare veramente rete, innescheremmo delle energie incredibili di cambiamento veramente per l'Italia. E allora, oggi io credo che tutti coloro che hanno parlato, che hanno interloquito, hanno veramente fatto cultura, perché la parola è stato veramente il trait d'union tra un senso del voler cambiare, no? Quindi un senso di spiritualità da una parte e la ricerca di un cambiamento concreto, quindi verificabile, replicabile dall'altra. Io penso che sarebbe veramente importante dare seguito a questo convegno, perché c'è bisogno di questo tipo di cultura, e quindi per esempio lancio una piccola, come dire, una piccola idea, sperando che poi venga raccolta. L'anno prossimo Matera sarà la capitale della cultura. Noi come arcipelago abbiamo progettato di andare a Matera a fare la nostra assemblea nazionale. Sarebbe bello se i rappresentanti di tutte queste realtà che hanno parlato, quindi Sardex, oltre che Arcipelago, l'Italia che cambia, l'Associazione dei Comuni Virtuosi, Cristiano Bottone, adesso non mi viene, Transition Town, ci si ritrovasse magari a Matera o un altro luogo per proseguire questo discorso, perché c'è bisogno di questo tipo di parole, perché sono da queste parole che noi poi facciamo i fatti. Cioè dobbiamo, nel momento in cui c'è veramente una motivazione seria, nel momento in cui si vuole veramente cambiare un qualche cosa, è importante fare cultura in questo senso, ce n'è un estremo bisogno, e su questo magari allargare a esponenti significativi del terzo settore, perché potrebbero essere dei compagni di strada molto importanti, anche perché sulla solidarietà è una parola che spesso e volentieri ha avuto come limite il senso del dover essere. Ora, una delle cose che è Arcipelago, ma che hanno anche le altre iniziative che sono state rappresentate, è il senso anche di una reciprocità, è anche il senso di una di un aspetto anche, come dire, non solo virtuoso, non solo morale, ma anche ludico, no? Anche di togliere la solidarietà dal piedistallo e di metterla nei territori, cioè di farla con quello che andiamo a fare resilienza nei territori, non è con altro. Per cui, ecco, dare un seguito anche da questo punto di vista, quindi un convegno che vada avanti, che prosegua questo punto, vedere oggi come un punto di inizio di un percorso da fare insieme, quindi Arcipelago insieme a Transition Town, insieme a tutti coloro che hanno interloquito, perché queste sono sinergie che mettono in moto tantissimi altri processi e ne ricaveremo comunque anche dei benefici a ognuno degli attori che partecipa, insomma. Grazie. Grazie Guido. Sì, volevo dire una cosa rispetto dal punto di vista del Parlamento e quindi di un parlamentare. Mi sembrava giusto anche darvi questa visione interna al Parlamento. E quello che vi voglio dire è che quando si arriva in Parlamento e il meccanismo parlamentare in sé è come se fosse privo di fantasia, privo di bellezza, e tutti i progetti meravigliosi che voi riuscite a elaborare da cittadini fuori dal Parlamento è come se qui si scontrassero poi contro un muro di gomma, dove il muro di gomma non solo sono, secondo me, i partiti politici che sono attaccati a un certo tipo di cultura, di funzione, e arrivano qui persone che sono più funzionari che parlamentari con estro e con voglia di cambiare le cose, questa è una mia opinione chiaramente personale, ma è anche poi il meccanismo parlamentare, dove all'interno del quale sembra che tutto macina come se fosse una fabbrica, un'industria,
E non, allora c'è la legge di stabilità, adesso bisogna correre, arrivano mari di documenti, prima c'è stata la presentazione del DEF, si leggono tonnellate di carte per rimanere sempre nello stesso processo del 2013, del 2012, del 2000, del 1990, è sempre lo stesso processo, è sempre la stessa corsa, è sempre la stessa emergenza. Ed è difficile, perché quando parli di questi progetti all'interno di una commissione con un parlamentare, è come se istituzionalmente non fosse riconosciuto il valore dei progetti che le persone fanno e non si riescono neanche a inserire appieno nel contesto parlamentare, nel dibattito parlamentare, perché in effetti il Parlamento non dibatte su niente, non dibatte più, è come se fosse una scatola assolutamente vuota da questo punto di vista, e allora diventa una sorta di fabbrica che è una catena di montaggio di provvedimenti che il governo ti manda a tonnellate e tu hai pochissimi giorni per elaborare gli emendamenti, per leggere i documenti, per comprendere cosa sta accadendo su decisioni che magari sono state prese in Europa con la pressione di alcuni multinazionali. E allora la resistenza vera per forza deve essere culturale, uno cerca di portarla all'interno del Parlamento come può, in tutti i modi, con la fatica, ma all'improvviso ti senti anche tu parte di un meccanismo e non riesci più a ragionare fermandoti bene e riflettendo su quello che facevi prima fuori insieme a tutti quanti gli altri. Ed era un processo meraviglioso creare lo SCEC, sentire le varie realtà, gli orti sinergici, gli orti collettivi, cioè è... Penso che pezzi della società siano molto più avanti del Parlamento italiano e non c'è ombra di dubbio su questo, ma soprattutto hanno una capacità di discussione, di dialogo, anche di tempo, di approfondimento che è molto più grande del Parlamento, e culturalmente questo da molti punti di vista è un luogo assolutamente privo di interesse, ti ammazza la fantasia, ti ammazza gli ideali, ti ammazza un sacco di cose, no, no, senza. Rispetto alla voglia, alla bellezza, alla fantasia che tu hai fuori, sembra ogni volta che c'è, se dici una cosa è lesa maestà rispetto, non si capisce a cosa o perché, se tu proponi una cosa che è fuori dai binari normali, chiamiamoli istituzionali, sembra che sei la persona più rivoluzionaria, comunque non si può fare e ci sono parlamentari e governanti ciucciuettoli all'infinito, perché quello che diceva Luca, io sono d'accordo, non si può fare mai niente, se parli dello check che è questa cretinaggine così, se parli degli orti non è una cosa che si può fare, se parli di economia del vicinato è difficile, i mercati rionali no, non sono regolamentati così, tutto quello che fa bene alle persone sono lontani dal Parlamento, se parli di tempo, se parli di una diversa economia, diverso scambio, l'economia reale, che ci scambiamo i beni e i servizi, se parli di monete in un altro modo, hai leso maestà agli ideali, ai valori su cui si poggia la società nuova occidentale, dove si produce, si produce, si produce, si consuma, si consuma, si consuma, non sa cosa è prodotto e non sa cosa è consumato. E se porti questo discorso qua, sei fuori dal mondo. E allora invece io penso che tutti voi e la società, parte della società, è dentro al mondo perché lo vive ogni giorno, e purtroppo il Parlamento, non solo quello italiano, purtroppo, ma i parlamenti nel meccanismo in cui agiscono sono fuori dal mondo. Noi dobbiamo riuscire a capire come interrompere questo meccanismo e come riuscire a fare il dibattito vero, che poi diventa anche un processo legislativo sano e che sia al centro poi il bene comune di tutti. E questo è complicato. Volevo portare il punto di vista del Parlamento. Grazie. C'era Franco che voleva dire una cosa? Ah, Cristiano. Sì, volevo solo fare un'osservazione a Roberto. Potrebbe sembrare limitativo, però spero che il Parlamento non si occupi per ora di quello che stiamo facendo, nel senso che questo che arriva appunto dal basso, anche se non mi piace neanche a me questa espressione dal basso, ma dall'alto, trova espressione proprio perché in questo momento nessuno gli salta in mente di legiferare o di congelare la situazione quando ancora è molto in evoluzione. Mi auguro, ecco, che non ci sia questa attenzione per ora e per un bel po', e invece spero che, ripartendo dalle comunità dove forse è più facile, dai paesi, dalle cittadine eccetera, che si possa in qualche modo costruire e rendere concreto quanto tu dici. C'era Cristiano.
Sì, volevo ricollegarmi all'intervento di prima e anche a quello di Roberto per provo a darvi un'altra di queste visioni un po' sistemiche che abbiamo, perché un altro problema che c'è è che noi individuiamo un ostacolo, un problema da risolvere, quindi c'è una vite stretta nel legno e quindi arriviamo a essere tutti d'accordo che dobbiamo svitare questa vite e poi andiamo a prendere un martello e ci sembra normalissimo che quello sia lo strumento con cui si svita la vite. Ovviamente l'operazione sarà estremamente complicata, probabilmente non riesce o riesce demolendo il legno in cui... E questo è un pezzo di realtà che non prendiamo mai in considerazione, ovvero abbiamo gli strumenti per prendere decisioni? La democrazia che pratichiamo in tutte le cose che facciamo, dall'associazione al povero Parlamento, funziona? No. Lo sappiamo da un pezzo, non funziona qui, ma non funziona in Svezia, non funziona in Danimarca, non funziona, non è in grado di portarci a prendere le decisioni che servono. Per svitare una vite, se voi prendete un cacciavite, vi viene bene. Se continuiamo a usare il martello per svitare la vite, sarà sempre una cosa difficile. E se cambiamo il martello e prendiamo lo Stura Lavandini, sarà sempre una cosa difficile. Ora, affrontare i problemi in modo sistemico significa guardare anche a questo. Non abbiamo metodi democratici in grado di risolvere i problemi che abbiamo. Non ci si arriva alle soluzioni. Non lo dico io, lo dice Jörgen Rander, gente che ha passato tutta la vita a cercare di capire perché non prendiamo nemmeno le decisioni che mettono a rischio l'intera umanità, cioè noi siamo sull'orlo dell'ultima estinzione, cioè quelle dopo non le vedremo perché saremo estinti e non siamo in grado di prendere una decisione ragionevole, ma non solo, adesso magari noi in Italia ci diciamo sempre che siamo dei poveretti, che è anche vero, però non riescono nemmeno gli svedesi, non riesce nessuno nel mondo, quelli che stanno facendo le cose più intelligenti, tra virgolette, sono dittature. Quindi qui c'è un immenso punto interrogativo nel quale noi dobbiamo trovare il coraggio di andare a mettere le mani, le teste, i cuori e tutto quanto. Cioè, se continuiamo a riprodurre il sistema per come è chiaro che poi le reti delle associazioni non collaborano, perché c'è un vizio di fondo che non andiamo mai a risolvere. Le buone notizie quali sono? Abbiamo un sacco di altri strumenti che probabilmente, voglio dire, non sono la perfezione, ma sono infinitamente meglio e sono praticabili oggi qui subito. Abbiamo la democrazia deliberativa che si può mettere tranquillamente a fianco alla democrazia rappresentativa, abbiamo la sociocrazia in una fase evolutissima che ci permette di cambiare completamente il modello attraverso cui prendiamo le decisioni, di creare davvero reti di diversità. Perché poi alla fine quello che finiamo a fare sempre è riunirci tra simili. E quando ci riuniamo tra simili, la creatività crolla, le soluzioni non escono. Perché loro che hanno messo nello statuto il rompiscatole è fondamentale. Nella transizione, te lo vai a cercare il rompiscatole, se non c'è, è un problema. Abbiamo bisogno di pareri diversi, di tante intelligenze diverse e abbiamo bisogno di imparare a gestire questa diversità, perché è chiaro che con gli strumenti che abbiamo non funziona bene. Allora, uno dei suggerimenti che nasce dalla nostra esperienza è che questa roba c'è, è già qui e funziona alla grande, ma dobbiamo avere il coraggio di mettere in discussione la forma delle strutture che creiamo. Per esempio oggi qua spesso si dice il rappresentante di Transition non ha rappresentanti, perché non usiamo un modello rappresentativo, ma si può fare e abbiamo un'organizzazione a livello mondiale, quindi siamo in tanti e siamo una faccenda molto complicata. Guardate che tutto questo non è stato nemmeno nascosto, si è semplicemente infilato in uno stanzino, in un angolino del sistema, perché per fare le cose che stavamo facendo non interessava, non era la cosa che volevamo in quel momento, ma adesso va tirato fuori perché è la cosa che ci serve come il pane e ci vuole un po' di coraggio, e allora immediatamente vedi che quella cosa che dicevi tu prima diventa possibile,
perché ho cambiato, sono uscito dalla piscina stretta e sono andato a giocare in un bel prato divertente. Ecco, volevo solo aggiungere questo. Buongiorno a tutti. C'è Luca Monaco, giusto. Grazie Luca, innanzitutto mi ha fatto piacere che hai citato all'inizio il tuo approccio grazie a Giacinto Auriti. Io vengo da un mondo che è quello dei bottegai, che sono i commercianti di vicinato, al quale proposi già dal 2009, da quando conobbi il progetto Shack, di far parte di questa comunità. E rifacendomi anche a quello che diceva l'onorevole Fico, che la politica purtroppo non serve in questo tipo di autodeterminazione, vi posso portare l'esperienza di quello che è successo da noi in Abruzzo, ma come credo che possa che succeda in qualche altra istituzione o ente locale, come succede in Parlamento. Sono temi che per loro sono ininfluenti e insignificanti. Ogni anno i comuni e gli enti locali sono comunque lì a fare i conti con i patti di stabilità, con la coperta corta. Allora io credo che dobbiamo lasciar perdere la politica per quanto riguarda il contatto, l'approccio con questi progetti di cambiamento, fino a quando non ci sarà una coscienza collettiva o una massa critica che possa poi dare un'espressione politica e legiferare in tal senso. Credo che sia molto difficile per come stanno andando, si sta sviluppando l'intero sistema, con un accentramento sempre più forte di poteri. Addirittura oggi a momenti non ci sarà più neanche bisogno di votare, perché ormai è tutto quasi regolamentato. Quindi penso che la cosa fondamentale è l'autodeterminazione e far capire alle persone che comunque sentono il problema sulle proprie spalle, con, come diceva D'Antonio via mail, con una azione capillare sul territorio di informazione, di cultura in tal senso, e poi la messa in pratica con i progetti nostri, perché altrimenti passare da una fase culturale ad una fase, ogni volta che terminiamo dei convegni la gente ci chiede: ok, abbiamo capito, adesso che possiamo fare? Ecco pronto il progetto, attivati e muoviti, non sperare che la politica o il comune, la regione o il Parlamento legiferi in tuo favore, perché stanno legiferando in favore del sistema bancario. Grazie. Mentre venivamo in macchina ho fatto un esempio con i miei passeggeri di come noi siamo in un momento in cui ogni volta che si crea un qualcosa che vuole cambiare, qualcosa che non ti piace, poiché noi conosciamo questi strumenti di relazione, no? Lo scontro, faccio delle cose e faccio io, sappi, no? E che conosciamo quelli, sappiamo usare quelli. E quindi è come se noi fossimo qua a discutere, ci siamo stancati di avere gli slogan, perché gli slogan non ci rappresentano più, si svuotano, e quindi ci mettiamo d'accordo che dobbiamo smettere con usare gli slogan per comunicare, quindi cominciamo a fare delle manifestazioni, delle azioni in cui c'è un no slogan, no slogan, andiamo in piazza, no slogan, no slogan, e no slogan diventano slogan, e siamo caduti nello stesso meccanismo che volevamo, che avevamo discusso democraticamente e volevamo opporci. Quindi ogni realtà che cerca di fare delle cose nella storia è caduta nei meccanismi che voleva combattere. Questa è una sfida per chiunque, per noi, cioè cresce a un certo punto quando si affaccia esattamente la svolta in cui, quando cominci a girare di lì, anche se usi lo shake, anche se fossi state, anche se fai transition, cadi nella stessa dinamica che ci ha portato qui. Quindi il grosso sforzo culturale che noi stiamo facendo è sicuramente riuscire a svincolarci da questi meccanismi e non andarci in giro dicendo basta con gli slogan, basta con gli slogan, avete capito? Basta con gli slogan, mentre fai uno slogan esattamente allo stesso modo. Questa era un'altra osservazione che mi è, e penso che in qualche modo ce ne stiamo accorgendo, stiamo capendo questa caduta, questa possibilità di inciampare, e quindi penso che stiamo dando un contributo quando ci muoviamo per il bene, non so come dire, con totale
impegno e dedizione, questa cosa viene riconosciuta poi alla fine anche dietro a, a tante istituzioni o cose che in realtà ci sono persone, bisogna avere la... Secondo me, noi che facciamo reti e dobbiamo in qualche modo provare anche a metterci ulteriormente in rete, avere una disponibilità di, d'animo, di provare ad andare oltre anche a noi stessi, in qualche modo, e a quello che stiamo facendo, e con, proprio con lo spirito di servizio totale che penso sta contraddistinguendo tutte le iniziative che sono state esposte oggi. Penso che con questa consapevolezza è difficile essere scambiati così per uno slogan o per... boh, non lo so, però piace più pensare che venga riconosciuto quello che quotidianamente facciamo sul campo. E il bello è che siamo qua in cinque come realtà, ma abbiamo potuto invitarne tantissimi, chiaramente poi il tempo sarebbe stato già, mi ha fatto davvero bene riuscire a stare, a tenerci l'attenzione, non volevamo fare un convegno in cui ciascuno diceva la sua, ci abbiamo un applauso e abbiamo fatto una bella foto, penso che abbiamo fatto delle belle cose. In tempi con eventi eccezionali, così eccezionali, si può rispondere con azioni non convenzionali, noi siamo non convenzionali, siamo abbastanza non convenzionali. Se non ci sono altri interventi, ce ne andiamo a mangiare. Cucino io, devo fare gli spaghetti, ho promesso a Cristiano Bottone, non veniva se io non cucinavo. Vai, c'è volevo aggiungere una considerazione che non è mia, ma è di Serge Latouche, che secondo me in questo contesto, in questo dibattito che noi abbiamo fatto, un pochino ci sta. Perché? Uno dei motti di Arcipelago è quello che c'è scritto sulle banconote del sussito, cioè Arcipelago Shack, la nave dei folli, perché era un'impresa che tutti pensavano impossibile. Quando ho sentito il signore qui, che non ricordo il nome, che ha parlato di vendere computer a 2 shack al chilo, se, come diceva Fico, la dico in questo consesso, in queste aule o fuori da qui, dicono: vabbè, ma tu sei pazzo. Che significa, cioè, come computer 2 shekel al chilo? Ed è questo il senso di quello un po' che anche dice Latouche, decolonizzare l'immaginario. Cioè, ovvero, noi stiamo in un contesto che ci dice: alzati la mattina, fai questo, questo e quest'altro. Però se io mi alzo la mattina e non voglio fare questo, questo e quest'altro, e non mi faccio colonizzare dall'immaginario e da quello che mi circonda, possono nascere progetti come lo Shack, vendere computer a 2 shekel al chilo, fare il Sardex, fare l'Italia che cambia e fare tutto il resto. Volevo solo aggiungere questo pezzettino che secondo me è un pochino pure una chiave, diciamo, di visione, oppure di come si può descrivere quello che insieme abbiamo cercato un attimino di affrontare, per dire un pochino quello che ci manca e che tutti dobbiamo comprendere. Poi ovviamente facendo, vivendo, saremo una nuova cultura e mi auguro quanto prima. Grazie a tutti. Se c'è qualcun altro? Sì. Se no, Luca, se posso. Vai, dove sei? Vai. Beh, intervento, sono un po' timido, ero indeciso se intervenire, però mi sono fatto un appunto, spero di essere efficace. Allora, intanto, io studio ingegneria informatica, sono un quasi ingegnere, e mi hanno sempre insegnato, imparato in questi anni, che in realtà i problemi che spesso ci andiamo a affrontare possono essere scompattati in piccoli problemi, in sottoproblemi, quindi molto spesso non esiste una soluzione a un problema, ma esiste un insieme di soluzioni che possono andare a risolvere i singoli problemi. E questo in realtà è il modello che noi qui abbiamo proposto oggi, è quello della rete, perché sostanzialmente i problemi di sistema che noi percepiamo dai cittadini non possono essere risolti da una soluzione unica, ma dall'insieme di piccole soluzioni che messe insieme possono fare un sistema. Un altro concetto bellissimo che è stato toccato prima è quello della bellezza, è a me molto caro. Ogni attività che noi svolgiamo è caratterizzata e mossa da diversi interessi, di solito.
La bellezza, io credo, sia un buon metodo, forse il migliore, per comprendere la natura del proprio interesse nel concorrere alla cura di questa, di una determinata attività. I beni comuni è, diciamo, un esempio più eclatante di questo. E i beni comuni partono da un concetto che è quello di comunità. Allora, cos'è la comunità? La comunità è un insieme di persone che condividono un interesse comune di cui si prendono cura. Ok? La cura è il metro dell'interesse. Ma perché si disgregano le comunità? Perché comunque succede anche questo. Ci sono delle comunità in cui, che a un certo punto non sono più comunità. Perché i singoli partecipano alla collettività, ma non alla comunità. E qual è la differenza? Si interrogano, non si interrogano sulla natura del proprio interesse. Qual è il proprio interesse a concorrere alla cura di quel qualcosa? Perché voglio fare quell'attività? Qual è il mio interesse? E poi ci si scopre insoddisfatti, perché non si è fatto un percorso che inevitabilmente è anche personale, individuale. La comunità è questo, è ciò che mette insieme un percorso individuale, personale, con un momento che è generalmente collettivo e senza il quale non è possibile comprendere la natura del proprio interesse e fare comunità. Ma perché succede? E qui chiudo il mio intervento. Succede perché noi ci troviamo ogni giorno a combattere con un nemico molto grande, spesso è più grande di noi, che è la pigrizia. Il mio auspicio per questo incontro di oggi è che noi possiamo combattere con efficacia e troviamo il coraggio di affrontare questa pigrizia, di fare anche un percorso che inevitabilmente è personale e individuale, di comprendere la natura dell'interesse che ci porta a parlare oggi di queste cose, a occuparci di tutti i vari progetti di cui oggi abbiamo parlato. Grazie.